Allora, buona serata a tutte e tutti, ore 14:25, diamo inizio alla seduta del Consiglio Metropolitano, la parola al segretario per l'appello, grazie. Grazie Sindaco, De Magistris presente, Cacciapuoti assente, Caiazzo presente, Capasso Elpidio presente, Capasso Francesco assente, Carbone Vincenzo assente, Cascone Francesco presente, Cirillo presente, Cirillo Giuseppe presente, Cirillo Vincenzo assente, grazie, Coccia Elena presente, D'Alterio, c'è D'Alterio? Mi aiutate? Assente. Di Maiolo, presente. Iorio, Cadia, presente. Iovino, l'ho visto prima, c'è. Presente. Iossa, presente. Lettieri, Raffaele, assente. Maddaloni, Maddaloni c'è? Assente. Marrazzo, presente. Pace, presente. Pirozzi assente, Quaglietta presente, Ragosta presente, Sgambati assente, Tito presente, Tozzi presente. Presidente, sono presenti 16, assenti 9. Presenti 16, assenti 9, c'è il numero legale, procediamo a questa seduta importante del Consiglio Metropolitano. Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Vincenzo Cirillo e Carmine Sgambati. Punto 1, comunicazioni sindaco. Scusi sindaco, per gli ordini del giorno? Dopo. Dopo quando? Dopo, tanto il tempo c'è. Noi facciamo alla fine. No, no, quando abbiamo manco cominciato. Un attimo solo. Comunicazioni del sindaco, si comunica che l'ordine del giorno presenta un errore materiale nella parte in cui indica il numero di deliberazione sindacale, pertanto al punto 4 deve leggersi ratifica deliberazione sindaco numero 293 del 22/11/19 anziché 289 dell'11/11/19 e al punto 5 deve leggersi ratifica deliberazione sindaco numero 294 del 22/11/19 anziché 289 dell'11/11/19. Poi altra comunicazione, facendo seguito alle da parte del della delibera e qual è? Si chiede il ritiro della delibera di cui al punto 13 dell'ordine del giorno per come scritto dal dirigente dottor Ariete per un fatto tecnico. Poi basta. La nomina che hai fatto. E poi un attimo la nomina con cui abbiamo designato il dottor Massimo Clemente, componente del comitato di gestione autorità del sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, in sostituzione del dottor Umberto Masucci. E poi abbiamo una deliberazione di prelievo dal fondo di riserva che sono state da me approvate e le comunichiamo oggi come da provvedimento allegato. Le comunicazioni sono terminate. Cambia solo il numero. Per chi gioca all'otto sono cambiati i numeri. Non lo so, l'ordine del giorno c'era Di Mali, facciamo alla fine. O adesso? Quanti ne sono? Il nostro è uno solo. Vabbè, allora facciamo adesso gli ordini del giorno. Io chiedevo di farlo dopo il punto 23. Vabbè, allora cominciamo prima la seduta e poi a un certo punto, quando me lo chiedete, facciamo l'ordine del giorno. Capito? Possiamo bene? Anche deciderlo adesso. Dopo le delibere magari quello più essere. Prima dei debiti fuori bilancio. Vabbè. C'è poca attenzione. Quella... Prima dei debiti fuori bilancio. Prima dei debiti fuori bilancio facciamo gli ordini del giorno. Dopo il punto 23. Dopo il punto 23. Se per voi va bene. Io nomino comunque scrutatori Pace, Ragosta e Diorio.
allora cominciamo con la seduta, non cominciamo perché c'è Cacciabuti che chiede la parola. Grazie. Grazie Sindaco, per una questione sull'ordine dei lavori. Volevo sapere come mai, anche prima delle comunicazioni del Sindaco, ritualmente vi sono l'approvazione dei verbali e dei precedenti. Siccome abbiamo fatto consiglio ultimamente, volevo sapere il motivo per cui non sono iscritti all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali precedenti. Chiediamo al segretario. Il nuovo regolamento non prevede più l'approvazione dei verbali precedenti. Segretario, devi dare la spiegazione. Allora, si tratta naturalmente di una materia antichissima, poiché normativamente sono decenni che ormai non si approvano più i verbali, però per il caso specifico il nostro regolamento approvato da questo Consiglio metropolitano non prevede più la possibilità di portare l'approvazione dei verbali sulla precedente. Questo è l'unico motivo. Grazie, segretario. Ricordiamo che siamo in diretta streaming al punto 2 dell'ordine. Giorno abbiamo la ratifica deliberazione sindaco numero 288 11-11-19 legge 1981 SP Cantariello giudizio consorzio Consfrab corte d'appello Napoli errata revisione prezzi finanziamento della somma necessaria per il pagamento della sentenza corte d'appello Napoli numero 443/19 applicazione ai sensi del TUE l'avanzo di amministrazione libero bilancio 2.343.000 errotti variazione di bilancio di cui alla normativa vigente. Mettiamo in votazione. Cacciavoti, prego. Grazie Sindaco. Sul punto dell'ordine del giorno, siccome trattasi di ratifica di un atto da lei già approvato e deliberato, ma da quello che si evince per errata revisione dei prezzi, oggi andiamo a riconoscere ulteriori debiti per 2.300.000 euro circa, anzi oltre, per un'errata revisione dei prezzi di chi all'epoca allora ha curato il procedimento. Siccome io ritengo che andare a tingere l'avanzo di amministrazione 2018, dove questa città metropolitana si sta elevando per qualità dei progetti approvati, per andare a riconoscere errori, come si evincono anche dalle sentenze, per errata revisione dei prezzi, io ritengo opportuno, doveroso e obbligatorio attuare una situazione di rivalsa o di verifica rispetto a chi ha compiuto queste responsabilità. Grazie. Ovviamente diamo mandato all'avvocatura di prendere in considerazione queste cose che comunque l'ufficio aveva già segnalato. In delibera non c'è sintesi. Ma quello va di plan. Cioè, se ci sta una cosa, se lei lo vuole segnalare, lo facciamo risultare, come dire, nella seduta del Consiglio metropolitano e giriamo la sua considerazione. Ritengo di doverla segnalare e attivare le dovute azioni. Assolutamente sì. Messo a verbale, segnalato all'avvocatura, mettiamo in votazione il punto 2 dell'ordine del giorno. Un problema tecnico, non si spegne il microfono. Non fa niente. È pronto quando lei parla. Ah, per fatto di privacy. Se no mi sentite tutti. Se, quindi se c'è un tecnico tra di noi. Pure a te. Prego. Volevo fare giusto una precisazione rispetto alla nota che diciamo era interessante che ha posto il consigliere Cacciabuti. Gli anni di riferimento non sono gli anni di queste due ultime due consigliature, ma afferiscono a circa 15 anni fa, quindi non sono errori, ahimè, se sono mai errori poi lo stabilirà la legge e la norma interviene con un'azione di responsabilità rispetto agli uffici che hanno operato o la politica di allora. Quindi sono cose che afferiscono a 15 anni fa, quindi diciamo è importante attivare questa procedura, ma fa riferimento pure agli anni in cui non abbiamo amministrato nulla. Era questo solo che volevo precisare. Grazie. Grazie, risulta agli atti. Sempre se c'è un tecnico per il microfono del consigliere Di Maio, nel frattempo mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti, Ossa, Tozzi e Cacciapoti. Mediata, è intervenuto il tempo anche il consigliere, mediata esecutività, che è favorevole alzi la mano, che è contrario, chi si astiene come prima. Abbiamo al punto 3 ratifica deliberazione sindaco numero 289 dell'11-11-19 legge 219-81 primo lotto giudizio Crinisio finanziamento della somma necessaria per il pagamento della sentenza della Corte d'Appello, la somma è di 73.000 euro e circa. Mettiamo in votazione il punto 3 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima.
Questo abbiamo al punto 4, è come rettificato prima, no, segretario? Punto 4 come rettificato, abbiamo una variazione di bilancio adottata in via d'urgenza per un importo complessivo di circa 17.000 euro per i lavoratori socialmente utili. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 5, anche come prima rettificato nelle comunicazioni del sindaco, monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione di ponti, viadotti e sottopassi e gallerie, è una variazione di bilancio, metto in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, no, caccia voto, prego. Grazie sindaco, è un tema importante, credo che soprattutto per lei che ha adottato in primis quest'atto e per il consiglio che lo ratifica debba meritare giusta attenzione. Parliamo di ingenti risorse che città metropolitana attraverso l'utilizzo dell'avanzo e delle proprie economie mette a disposizione per la verifica dello stato di conservazione e la manutenzione di ponti, viadotti, sottopassi e gallerie. In un momento storico che vive il nostro paese Italia, dove crollano ponti, viadotti e le gallerie vengono interdette al traffico, città metropolitana con largo anticipo e laddove anche vi erano delle criticità vi ha posto rimedio, noi siamo avanti e lo testimonia l'articolo del Mattino di ieri, tiratura nazionale, dove appunto riconosce che città metropolitana con lungo anticipo e con dispendio di risorse vive è riuscita ad attuare non solo gli interventi ma anche a porre in essere azioni conoscitive volte a verificare appunto la conservazione e la manutenzione di questi punti. È un'opera importante che qualifica ed eleva non solo lei che l'ha adottata per primo, ma l'intero consiglio e l'amministrazione che se ne è fatta carico. Grazie. Grazie a lei, quindi adesso la possiamo mettere in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 6, mancata ratifica nei termini della deliberazione sindacale 2.4 del 26 settembre 19, anche qui abbiamo una variazione di bilancio con riferimento alla somma di circa 151.000 euro, anche qui una sentenza della magistratura, chiede di intervenire Cacciapoti, prego. Sindaco, è proprio sulla mancata ratifica che chiedo informazioni al segretario, anche perché mi è detto che non ci sono stati consigli metropolitani utili, a me risulta che è stato fatto uno a fine settembre, quindi rispetto alla sua delibera vi è ampiamente. La mancata ratifica, chiaramente ratificarla nuovamente è consentito dal testo unico, però io chiederei ulteriori spiegazioni anche perché non vorremmo mai ritrovarci rispetto a una presenza di mancate ratifiche quando il Consiglio si riunisce e anche lei adotta le delibere. Grazie, diamo la parola al segretario, prego. Grazie Presidente. Dunque, per quanto riguarda la questione specifica, il termine dei 60 giorni scadeva il 25, poiché secondo la calendarizzazione i lavori che erano stati programmati non c'era consiglio, non si tratta in verità di una ratifica ma di una riadozione dell'atto, più correttamente di stretta competenza del consiglio, poiché naturalmente l'ufficio ha ritenuto rispettosamente che trattandosi della convocazione del consiglio prossimo sarebbe stato non corretto nei confronti del consiglio e tra l'altro anche in violazione di legge assumere un atto per la ratifica del Consiglio in prossimità della convocazione stessa. Questa è la ragione per la quale, nel rispetto della competenza tipizzata del Consiglio ex articolo 42, l'atto viene riproposto all'attenzione del Consiglio per sua specifica competenza. Prego, consigliere. Non era riferito all'atto che oggi approviamo, era la richiesta sulla mancata ratifica, perché la delibera del Sindaco è stata il 26 settembre, quando noi abbiamo avuto un altro Consiglio subito dopo, immediatamente dopo, che tranquillamente ratificata. Oggi invece abbiamo una mancata ratifica anche sottoposta al parere del Collegio dei Revisori, quindi la mia osservazione è a richiamo all'attenzione sui 60 giorni, sul rispetto della normativa. Grazie di questa precisazione di puntualità. Mettiamo in votazione la delibera, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 7, un'altra variazione di bilancio di 2.000 euro con riferimento
invito alle universiadi, mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 8, un'altra variazione di bilancio per la quota di avanzo di amministrazione, complessivi 5.758.120,08 per il finanziamento delle somme di cui all'ordinanza del Comune di Giugliano acquisita dal 3 gennaio del 2019. Mettiamo in votazione, caccia voti, prego. Grazie Sindaco. In riferimento all'ordine, al punto 8 all'ordine del giorno di 5.007.000, tale variazione fa riferimento ad una quota cosiddetta di compensazione di ristoro ambientale, di contributo dato ai comuni che occupano, che hanno sede di impianti di recupero e smaltimento. All'interno dell'atto deliberativo le fa riferimento all'articolo 28 e 30 della legge regionale 4/2007. L'articolo 28 recita che ai comuni sede di impianto è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato. All'articolo 30, richiamato da lei, il personale in servizio presso l'ARPAC proveniente dagli uffici di commissario di governo delegato, cioè dice delle cose che non ci azzeccano nulla con quanto richiamato all'interno dei 5.758, oltre che vorrei essere meglio spiegato, esplicitato, perché i soggetti affidatari del servizio integrato dovremmo ritenerci noi e non ad esempio Sappana con fondi propri. Diamo il direttore generale su questa richiesta di chiarimenti, prego. Allora, premesso che io sottoscrivo pienamente ciò che afferma il consigliere, sta di fatto che c'è una sentenza che ci ha condannato a pagare il mancato ristoro a favore di quei comuni che ospitano impianti STIR. Ciò è successo sia con Tufino e oggi avviene un'altra volta nel caso di Giugliano. Segnalo e ricordo al Consiglio che noi, in questo Consiglio, per la prima volta ha previsto i ristori davanti all'inerzia dei comuni che non inserivano il ristoro nella loro quota parte di tariffa, l'abbiamo inserito noi dall'anno scorso, motivo per cui in qualche modo si è posto fine a questa rivendicazione del Comune di Tufino, il Comune di Giugliano e il Comune di Caivano. Detto questo, il giudice interviene sulle poste pregresse, condannando la città metropolitana a pagarle. Ovvio che noi continuiamo a fare opposizione rispetto a questo modo di interpretare la questione il giudice, però sta di fatto che noi siamo stati condannati, motivo per cui voi oggi vi trovate a dover riconoscere questo debito. Prego. Sindaco, era chiara la questione perché gli atti lo prevedevano e lo enunciavano chiaramente. La mia domanda era un'altra: perché deve pagare città metropolitana e non Sappano? Perché è chiaro, o città metropolitana fa un'azione di rivalsa su Sappano dal bilancio proprio, che il giudice condanna città metropolitana quale proprietaria della Sappano 100-100, ma chi ha sede, chi gestisce il servizio che alloca su Giugliano, in questo caso la sentenza, è Sappano. Questa è la mia domanda. Prego, direttore. No, assolutamente sì, però noi ottemperiamo alla sentenza, è la sentenza che dice chi deve pagare. Sentenza che abbiamo appellato, spero, direttore. Assolutamente sì. Purtroppo, per fortuna, se le sentenze possono essere criticate, ma vanno eseguite. O appellate, o ricorso in Cassazione. Bene, cioè bene, purtroppo è così, che dobbiamo pagare. Quindi, punto 8 ordine del giorno, dobbiamo metterla in votazione con le osservazioni che comunque teneremo conto del consigliere Cacciapoti, che è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti Tozzi, Cacciapoti e Coccia, maggioranza, quindi immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. Punto 9 dell'ordine del giorno, prevenzione della morte cardiaca improvvisa verso la diffusione dei defibrillatori nei comuni della città metropolitana di Napoli. Questa è una delibera secondo me molto importante. Variazione di bilancio 19, applicazione di euro 662.460.000 dei fondi liberi dell'avanzo amministrazione 18. Chiede di intervenire il consigliere Pirozzi. Allora sì, signor Sindaco, questa è una delibera che abbiamo molto lavorato diciamo di concerto io e lei. Ringrazio il direttore generale Pino Cozzolino e la dottoressa Costa che diciamo ci ha supportate dall'inizio
messo in questa delibera molto importante. Questa va nell'ottica della lotta alle malattie cardiovascolari, al rischio di infarto e di morte sul territorio della città metropolitana, e abbiamo previsto, diciamo, un intervento massiccio che prevede circa 362 defibrillatori divisi su tutto e 92 comuni, ovviamente quei comuni che hanno aderito attraverso una PEC nel periodo che abbiamo concesso attraverso le comunicazioni istituzionali tra città metropolitana ed i comuni. Quindi ringrazio, diciamo, la dottoressa Costa, ringrazio il sindaco De Magistris di aver fatto proprio questa proposta mia a nome, diciamo, dell'intero Consiglio metropolitano. È una proposta cospicua che è in linea con i principi del nostro piano strategico nell'asse della sicurezza. Quindi vogliamo delle città sicure, e quindi fornire almeno 5 defibrillatori a comune va nell'ottica del miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Grazie. Grazie, anche io sottolineo l'importanza e anche l'intelligenza giuridica nell'interpretare in modo estensivo e corretto e costituzionalmente orientato la legge Delrio. Mi compiaccio con tutti quelli che hanno contribuito al risultato che stiamo per approvare, che metto in votazione, che è favorevole alzi la mano, che è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Andiamo al punto 10, variazione di bilancio numero 96, 8 aprile 19, 40.000 euro, mettiamo in votazione, chi è favorevole. Pirozzi, prego. Sindaco, volevo un po' di chiarimento su questa variazione da 40.000 euro, che sono una serie di variazioni che, diciamo, c'è stata una poca condivisione e partecipazione. Diamo la parola al direttore generale subito per i chiarimenti. Grazie. Prego. Sindaco, non riusciamo ad avere, purtroppo non riusciamo ad avere. Adesso invece posso sbaticare, perché infatti questo non funziona nemmeno. Non puoi contare forse la pista. Sarebbero contando forse la pista. Stanno dando voce. Allora sono andato. Allora diamo la parola al direttore generale per i chiarimenti, sperando sempre che ci sia qualcuno che venga a aggiustare. Pare si sia aggiustato. Si è spento? No. Allora, consigliere, sono due contributi unificati in un'unica delibera che afferiscono a un contributo in particolare concesso all'edizione, la 24esima edizione Premio Penisola Sorrentino Arturo Esposito. È un contributo che viene concesso al CRAP della provincia, della città metropolitana, per un'iniziativa a favore delle borse di studio e buoni libri da riconoscere alle famiglie dei dipendenti della città metropolitana. Grazie del chiarimento, quindi si può mettere in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuto Tozzi, quindi passa a maggioranza. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 11, una variazione di bilancio di 4.000 euro per i fondi assegnati alla consigliera delle pari opportunità della città metropolitana. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 12, variazione di bilancio di previsione per 802.000 euro, 800.000 per il finanziamento di progetti di qualificazione, messa in sicurezza e potenziamento infrastrutturale delle aree protette della città metropolitana. Mettiamo, consigliere Pace, prego. Volevo solo segnalare l'importanza non soltanto così materiale, strumentale della delibera, ma simbolica, perché la città metropolitana di Napoli è un territorio estremamente urbanizzato in cui sembrerebbe non esserci uno spillo da poter mettere in un'area verde. Invece abbiamo ben 15 aree protette che hanno un valore aggiunto, sono aree protette all'interno spesso di aree fortemente urbanizzate. Io colgo l'occasione
per ricordare al Consiglio della Città Metropolitana che la Città Metropolitana di Napoli è assolutamente la prima ad aver messo in campo, e ancora senza imitatori o comunque senza epigoni, ad aver messo in campo delle concrete misure in ottemperanza delle indicazioni dell'ONU relative al CAP 24 di Katowice riguardo alla riduzione delle emissioni di CO2 e di riequilibrio del sistema atmosferico. Abbiamo fatto delibere importanti come la dichiarazione di emergenza climatica, come la delibera OBC, come le varie delibere, la delibera di stanziamento a favore dei comuni per operazioni che fossero conformi anche all'asse B del nostro piano strategico metropolitano, che è quello lì dell'attenzione all'ambiente. E abbiamo partecipato come città metropolitana la settimana scorsa ad un primo importante forum organizzato a Milano, una 3 giorni, un forum internazionale su cosa stanno facendo gli enti di prossimità rispetto alla questione del cambiamento climatico. Ebbene, la città metropolitana di Napoli era in assoluto l'unica realtà del Mezzogiorno che sia intervenuta portando un risultato. Questa delibera sul finanziamento per sostenere le aree urbane, le aree protette, e dunque si inserisce in un percorso organico che la città metropolitana ha intrapreso e che spero possa continuare ben al di là di questa consiliatura, possa andare a diventare l'asse portante di un ente di coordinamento come la città metropolitana. Grazie. Sottolineo anche io l'estrema importanza di questo atto, speriamo che se ne accorgano anche i mezzi di comunicazione, perché queste sono delibere che incidono sul presente e sul futuro delle nostre comunità, e ancora una volta dimostriamo di essere in prima linea nella difesa dei nostri territori. La metto in votazione, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, unanimità. E mi date esecuzione. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Allora, se mi consente, ho dimenticato una cosa. Prego. Voi avete ricevuto un invito. Il 3 dicembre noi facciamo il più grosso convegno mai organizzato in Italia su un'area metropolitana, che vede la partecipazione di 6 università, quelle 4 di Napoli, più l'Università del Sannio, anzi 7, Sannio, Milano, Firenze. Il direttore quindi il laboratorio di climatologia dell'Enea, esclusivamente sulla questione dei cambiamenti climatici nell'area metropolitana e nel Golfo di Napoli. Si tratta di un'operazione assolutamente unica in cui per la prima volta i centri di ricerca sono chiamati dalla politica per dare qualche cosa, per restituire tutti i dati di ricerca e tutte le indicazioni scientifiche che possano essere utili all'ente per mettere in essere atti amministrativi congrui. Io invito tutti i consiglieri a essere presenti, perché si tratta veramente di un seminario di serie A con i massimi esperti europei del settore. Grazie. Grazie, la 13 è stata ritirata, quindi andiamo alla 14. Variazione bilancio previsione, esercizio 20, deliberazione Consiglio Metropolitano numero 96, 8 aprile 19, per 60.000 euro. Mettiamo in votazione, pregando di essere un po' più precisi nella dicitura dei testi preparatori della delibera. Chi è favorevole al sindaco? Forse c'è l'errore, si chiama delibera di consiglio, forse delibera di giunta. Sì, di giunta probabilmente, perciò ho detto più c'è preciso. C'è un errore materiale o comunque non è chiaro, però il contenuto è a disposizione di tutti ed è chiaro. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 15, una variazione di bilancio di 600.000 euro per un incremento di contributo dell'anno 19 al Teatro Stabile della città di Napoli. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Anche questo delibera importante ancora una volta per la cultura, quella che abbiamo appena approvato.
variazione di bilancio per euro 70.000, anche qui vi pregherei di essere un po' più precisi in modo che quando leggiamo sappiamo di che si tratta. Consigliere Cacciapoti, prego. Sindaco, proprio per essere in linea rispetto a quello che diceva il collega Nicola Pirozzi circa la poca condivisione e partecipazione sull'atto deliberativo, richiamo all'attenzione che questa è una sua delibera del 22/11/2019, cioè pochissimi giorni fa, dove si finanziano 70.000 euro per interventi di risanamento ambientale e rigenerazione per un comune della città metropolitana di Napoli. Siccome ritengo che rispetto a un intervento del genere venga fatta una ricognizione generale e non il finanziamento rispetto al singolo comune, e ancor di più se il singolo comune lo richiede e a stretto giro lo si dà, è opportuno che la direzione, il coordinamento e gli atti vengano fatti con una ricognizione generale. Lei ha scelto un metodo perfetto del piano strategico di divisione per numero di abitanti. In questo caso anche gli interventi a tutela delle coste e quant'altro, dei costoni e di alcune zone della nostra città metropolitana deve essere fatto con una ricognizione puntuale su tutti i comuni che interessano città metropolitana, altrimenti siamo faziosi e pretestuosi e non quello che stiamo facendo col piano strategico. Innanzitutto la tranquillizzo che qua fazioso e pretestuoso non è nessuno, al massimo faziosi quando gioca il Napoli come stasera, sperando che vada bene. Do la parola al direttore generale per un chiarimento, perché la vicenda è molto diversa dal piano strategico, almeno per come mi è stata prospettata. Prego. Allora, giustamente il piano strategico è stato immaginato per venire incontro a quelle che sono le esigenze programmate dai 92 comuni. Nella fattispecie stiamo discutendo degli interventi a tutela delle coste. Non è la prima volta che la città metropolitana, in particolare il Consiglio, delibera a favore di un comune. Generalmente ciò è avvenuto solo in considerazione di criticità evidenziate dal comune stesso e una richiesta d'aiuto arrivata regolarmente protocollata di assistenza da parte della città metropolitana, il comune, nella fattispecie i comuni, nella fattispecie quando è successo hanno chiesto un contributo per poter immediatamente rispondere a una grave emergenza dovuta a fattori ambientali. Sindaco, nessuno disconosce l'urgenza dell'intervento. La mia osservazione era più generale, né tantomeno io sono entrato nelle questioni del piano strategico. Ho detto, lei ha utilizzato un metodo nel piano strategico che è diverso da quello di assegnare il contributo al comune che lo richiede. Siccome risulta, ma è palese, che in virtù del rischio dei rischi idrogeologici, la caduta di frane, coste e costoni, è opportuno attuare una serie di monitoraggio complessivo e non del singolo comune. Assolutamente d'accordo, mettiamo in votazione la delibera, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza astenuti Coccia e Cacciapoti, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 17 dell'ordine del giorno, adeguamento degli stanziamenti di spesa e di entrata su richiesta delle direzioni entro il termine del 30 novembre, variazione bilancio previsione 19-21 di carattere tecnico. Mettiamo in votazione, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 18, linee di indirizzo del piano strategico, parco progetti dei comuni, aggiornamento ed integrazione, elenco interventi, piano operativo, destinazioni delle risorse economiche relative all'elenco interventi, variazioni in bilancio complessivi 98.472.368.025 centesimi, aggiornamento del DUP. Prima di mettere in votazione, consigliere Tito chiede di intervenire. Grazie sindaco. Con la delibera da lei approvata l'11/11/2019 approviamo l'ultimo stralcio per 98 milioni di finanziamento per il piano strategico per un totale generale di 250 milioni. Voglio portare a conoscenza del Consiglio
che sono pervenuti progetti da tutti e 92 comuni, il numero di 518. Abbiamo inserito 404 progetti nel parco, nel piano strategico. I comuni che hanno trasmesso la documentazione sono stati 92. Ci sono in questo momento 8 comuni totalmente esclusi da questa prima tranche. Io prima di entrare nel merito della delibera volevo fare un ragionamento politico del lavoro svolto dal piano strategico. Sinceramente un po' di giorni fa, come delegato al piano strategico, mi sono posto un problema e non potevo fare altro in qualità di consigliere metropolitano, perché da consigliere metropolitano mi stanno anche a cuore le sorti della città di Napoli, non solo degli altri 91 comuni. Quando al comune di Napoli da forze politiche hanno presentato una mozione di sfiducia nei suoi riguardi e pensavo, ma che cosa sarebbe successo su questa mozione di sfiducia quando vedevo sul lavoro fatto che il comune di Napoli tramite il piano strategico si viene riconosciuto 66 interventi per un valore di 90 milioni di euro. Che cosa sarebbe successo? E richiamavo al senso di responsabilità degli amministratori. Pronto? Perché la politica è fatta di temi, di contenuti. No. Non è la politica di un momento storico di attaccare la persona sulla. Qualcuno appoggiato il cellulare qua sopra. Io penso che sì, il sindaco di una città come Napoli, cioè, ma mi hai chiesto il cellulare? Con un milione di anni, con le sue capacità, ha visto in questi anni amministrato sia nel primo mandato che nel secondo mandato il sindaco Luigi De Magistris. Allora mi volevo un dubbio e anche una domanda che non riuscivo a darmi risposta. Che dicevo, tra me e me, noi abbiamo il sindaco del comune di Napoli, ma alla stessa maniera anche il sindaco della città metropolitana. Che cosa cambia dal rapporto che del sindaco? Questo l'ho messo io qua per prendere un campo, ti attacci questa cosa. Perciò che forse cazzo, e poi il sindaco di una città metropolitana e mi accorgo questa cosa qua. Di un sindaco aperto, disponibile, partecipe sulla condivisione di tanti atti dove intorno a un tavolo ci sono delle forze politiche. Beh, io ho tratto una conclusione ed è questa conclusione che la dico in Consiglio metropolitano. Sono contento che la mozione non è andata avanti perché non immaginavo nemmeno come senso di responsabilità potevano essere buttati al vento così su una richiesta dei consiglieri comunali. Ma allo stesso tempo io vivo il Partito Democratico. Lei di un altro pensiero politico. Non so se un domani le nostre strade si incontreranno, però io dall'altra parte un interlocutore serio di cui devo avere rispetto, mi devo confrontare, ma devo lavorare sui temi. Il mio contrasto, se deve essere un contrasto, non è un discorso personale, se De Magistris è bravo e cattivo. Io mi devo contrastare con il sindaco della città metropolitana sui temi e su quello che dobbiamo fare per i territori, perché lei non ha padroni, ma allo stesso tempo neanche io ho padroni. Allora, per onestà intellettuale, io ho l'obbligo di comunicare al Consiglio metropolitano, e lo dico con tutto il cuore e il rispetto che devo avere per le istituzioni. Io terminerò il lavoro di consigliere delegato al piano strategico,
e farò due cose importanti. Lascerò la delega al piano strategico perché con lei mi devo raffrontare come uomo libero e alla stessa maniera lascerò la tessera di partito, perché io non posso e non condivido il modo in questi anni di fare politica del Partito Democratico. Io a lei la devo contrastare sui temi, ma non ne farò mai un attacco personale. Grazie. Grazie. Colgo l'occasione da questo intervento del consigliere Tito, oltre che ringraziarlo perché in piena autonomia e con grande correttezza ha svolto, e ovviamente io ritengo di respingere, mi permetto di anticiparlo pubblicamente, la sua richiesta di rimettere la delega, perché ha fatto nell'interesse di noi tutti, secondo me, un grande lavoro. Vorrei ricordare all'Aula, se non ci fosse stato questo intervento forse me ne dimenticavo, che in occasione dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI di qualche giorno fa ad Arezzo, in un intervento breve che ho fatto di qualche minuto davanti a 1000 colleghi sindaci, mi sono permesso di ricordare la nostra esperienza. Cioè, ho sottolineato di come Napoli è stata in grado di mettere in campo un piano strategico col contributo di tutte le forze politiche diverse e con il contributo di tutti i sindaci. E devo dire, questo mio intervento, questa mia considerazione, che ovviamente nessuno conosceva, perché nessuno ha ritenuto di comunicare più di tanto questo lavoro straordinario, non mi riferisco a noi, mi riferisco a chi dovrebbe raccontare delle notizie, perché questa è una notizia davvero importante. Questa vicenda napoletana, dell'area metropolitana napoletana, ha suscitato plauso, considerazione e apprezzamento da parte di tutti i colleghi sindaci, soprattutto dei piccoli centri, perché hanno colto la lungimiranza di mettere a disposizione anche di comuni più piccoli delle somme di denaro significative. Quindi questo lo volevo rappresentare all'Aula. Ha chiesto di intervenire la consigliera Coccia, però prima della Coccia un momento Tito, che forse vuole fare una precisazione sull'intervento. Sindaco, grazie, le rubo 30 secondi. In merito alla delibera del piano strategico, noi abbiamo finanziato per 250 milioni i comuni. Io volevo proporre al Consiglio metropolitano, ove mai ci siano rinvenienze dal primo step dei 250 milioni o nel prossimo avanzo, di dare attenzione agli 8 comuni totalmente esclusi dal piano strategico, che sono il comune di Agerola, Calvizzano, Casoria, Cimitile, Marano di Napoli, Melito, Torre del Greco, Tufino. Questo è quello che deve essere la buona politica, è quello che tutti quanti assieme facciamo. Grazie. Grazie. Lei, ovviamente lavoreremo in questa direzione, perché oggi non è la fine di un processo, è una parte importante del processo, c'è tanto da lavorare, tutti quanti devono comprendere anche come si presentano i progetti, come bisogna lavorare. Noi abbiamo sempre detto, è un procedimento amministrativo, procedimento significa procedere, procedere insieme, rispettare delle regole, ma noi siamo per poter dare a tutti delle opportunità significative. Quindi Coccia, Pirozzi, Iossa, Cacciapodi, Di Mabbe, tutti quanti insomma. Coccia. Sì, Sindaco, anch'io chiedo a Tito di ripensarci su questa sua volontà di ritirare la delega, di restituire la delega al piano strategico, proprio perché con Tito, che abbiamo solo una cosa in comune, siamo entrambi della penisola sorrentina, ma non abbiamo molte altre cose in comune, bene, abbiamo lavorato molto bene, a stretto braccio, e devo dire egli è una persona che oltretutto è estremamente democratico, in quanto ha dato spazio a tutti, ha dato la possibilità a tutti di manifestare quelle che erano le proprie esigenze, quelle che erano le proprie volontà. L'abbiamo fatto davvero. Se c'è una persona con la quale si è potuto in questi mesi chiacchierare e discutere forse anche in qualche momento animatamente, è stato proprio il consigliere Tito. Ma venendo alla brutta vicenda del Consiglio Comunale dell'altro giorno,
e all'altro suo annuncio del consigliere Tito, ebbene è vero, più volte mi ricordo nel mio intervento che ho fatto al Consiglio Comunale, ho ricordato al PD, ai consiglieri del PD, che era quantomeno singolare, quantomeno appariva un fatto schizofrenico, la circostanza che lì loro avevano firmato la mozione di sfiducia, che tra l'altro ha avuto meno voti di quelli raccolti, quindi è una sconfitta notevole per loro, avevano firmato in 16 e poi hanno avuto 14 voti. Ebbene, gli ricordavo appunto la schizofrenia di questa posizione assunta, dal momento che qui collaborano strettamente con noi, col sindaco, anzi ho proprio ricordato, Tito, il tuo nome, dicendo che avevi avuto una delega importante, forse la più importante delle deleghe che ci sono, che sono state date, e che mi sembrava quanto minimo singolare che loro invece andassero a firmare la mozione di sfiducia insieme a chi? Insieme ai 5 Stelle, che tra l'altro sono al governo con il PD, e insieme alla destra, anche alla Lega, quella Lega che solo qualche tempo fa loro hanno lasciato, i 5 Stelle hanno lasciato, come diciamo, come posso dire, partner di governo. Dunque c'era una confusione sotto il cielo che era grandissima, una confusione enorme, ma proprio per questo io li invitavo, diciamo, a fare chiarezza tra di loro. Naturalmente non solo non c'è stata chiarezza, devo dire, anche da parte di quei consiglieri più avveduti, di quei consiglieri che avevano invece manifestato prima anche delle perplessità nel mettere questa firma, non solo non c'è stato tutto questo, ma addirittura, diciamo ancora una volta, tanto per cambiare, la mia persona è stata spillaneggiata dal consigliere della Lega che diciamo mi continua a ricordare che io dovrei occuparmi di questioni di Strasburgo, di questioni dovrei fare le leggi a Strasburgo, ma mi dovrei occupare in consiglio comunale del marciapiede, della produttura degli alberi, di queste cose qua. Quindi voglio dire, oggi, come devo dire, quando si viene in città metropolitana, ed è per questo che io preferisco stare in città metropolitana piuttosto che in altri luoghi, si respira un'area di fattività, di cose che vengono fatte. Si può non essere neanche anche d'accordo su alcune cose. Per esempio, io avrei pensato ad un piano strategico in cui i progetti approvati fossero dei progetti intercomunali, sovracomunali, proprio per raggiungere quella, quell'effetto che io pensavo si dovesse raggiungere con le zone omogenee alle quali dovremo rimettere mano tra poco, di cercare di unire e di costruire la città metropolitana. Tuttavia il criterio è stato scelto, il criterio in ogni caso sta dando i suoi effetti positivi, per cui diciamo alla fine, diciamo, di solito si chiacchiera, si decide e poi c'è qualcuno che deve prendere decisioni. Per cui Tito, da parte mia personale, ma credo da parte di tutto il gruppo, ti esprimo la più viva solidarietà e ti prego di ripensare a questa tua a quanto hai comunicato poco fa, perché siamo sicuri che la tua guida è stata una guida altamente professionale ed altamente democratica. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pirozzi, e poi Ossa. Grazie sindaco. Allora, volevo ringraziare il consigliere Tito per il lavoro svolto e di ripensarci sia sulla delega e sia sul Partito Democratico, di cui ho l'onore di farne parte. Collego all'affermazione fatta dal consigliere Tito, perché ci sono, diciamo, vari comuni, tra cui anche il comune di Marano, a me molto caro, il comune di Giuliano,
che ha perso 10 su 12 e 4, di verificare se, ovviamente con l'accordo di tutto il Consiglio metropolitano, cioè non deve essere una proposta del consigliere Pirozzi, del consigliere Tito o del sindaco De Magistris, ma deve essere una proposta condivisa, quindi questa è una proposta che faccio all'Aula e al sindaco De Magistris e ai vari capi gruppo consigliari, quindi ovviamente il merito sarà dell'intero Consiglio metropolitano di cercare di recuperare i progetti persi, sicuramente non per colpa della città metropolitana, perché ovviamente ognuno di noi ha chiesto spiegazioni, anche non essendo un tecnico abbiamo valutato e abbiamo visto che da un punto di vista procedimentale la città metropolitana ha attuato tutte le norme previste. C'è un ricorso in atto e quindi sarà la giustizia amministrativa, il TAR, a decidere in merito. Io mi auguro che i comuni che sono rimasti fuori dal piano strategico siano recuperati con una condivisione, così come è avvenuto sul piano strategico, ci sia una condivisione di tutte le forze politiche che reggono questo patto, diciamo, per i territori, e che ci sia una scelta condivisa sul recupero dei comuni che non hanno partecipato, che diceva l'amico Tito, e anche ovviamente il comune di Giuliano, che ha perso una fetta enorme. Io sto all'opposizione, quindi voglio fare anche un intervento di natura politica. Io a Giuliano sto all'opposizione, però viene prima, diciamo, il territorio, vengono prima i cittadini e poi vengono gli interessi politici. Quindi l'interesse del sottoscritto, del consigliere Diego D'Alterio, che è assente, giustificato per un problema personale e che mi ha delegato a riferire a nome suo, e sicuramente anche il consigliere Ragosta, interesse che i territori esclusi e il comune di Giuliano possono avere queste risorse che sono vitali per lo sviluppo dei nostri territori, dei territori che hanno sofferto negli anni. Quindi mi appello alla sensibilità dei partiti e dei consiglieri metropolitani al sindaco per far sì che si avvenga un recupero, diciamo, generale. Grazie. Assolutamente, grazie a lei. Abbiamo Iossa e poi Ragosta. Poi Cacciapoti, Di Maio, Ragosta, Marrazzo. Grazie sindaco. L'intervento del collega Tito ci ha sorpreso tutti, ha sorpreso prima me, che del Partito Democratico sono il capogruppo, quindi devo necessariamente cambiare il mio intervento, meglio integrato. Sono sicuro, spero, auspico che il collega Tito, diciamo, nel suo essere esuberante, nel suo essere una persona, come dire, istintiva, come noi lo conosciamo, possa ritornare sui suoi passi prima politicamente rispetto a questa scelta di rimettere la delega del Partito Democratico, a cui deve necessariamente far seguito per chi ha il corso politico di Peppe Tito di uscire dal gruppo del Partito Democratico necessariamente. E poi ritornare sicuramente sulla volontà di rimettere la delega al piano strategico per tutto l'ottimo lavoro che ha fatto e che c'è ancora da fare. È anche vero però che non posso sottrarmi dal dire che l'intervento del collega Tito sotto l'aspetto politico veramente non c'entra niente. E le ragioni del fatto che non c'entra niente stanno proprio, risiedono proprio in quello che noi stiamo facendo, nella sintesi di quello che massima che è il piano strategico di quello che abbiamo fatto, cioè della collaborazione istituzionale di cui tutti noi ci riempiamo la bocca e siamo orgogliosi e che, come ha detto lei sindaco, è stata apprezzata anche, diciamo, in luoghi diversi da Napoli, nel senso di fare tutti un passo indietro rispetto alle appartenenze politiche, ma nelle circostanze in cui ci troviamo della città metropolitana di Napoli e della legge che ci ha imposto determinate scelte. Altre e altrove sono le scelte e le posizioni di carattere politico, e quindi rispetto alle posizioni della Coccia, che io non condivido alcunché, e ad altri soggetti politici e ad altri consiglieri del Comune di Napoli, del Partito Democratico, a cui va tutta la mia solidarietà, la mia vicinanza nelle scelte che fanno e che fanno giustamente, perché noi abbiamo sempre detto e rivendicato, pagando un altissimo prezzo in questo luogo politicamente, prima chi vi parla e tutti i membri del gruppo, e questo mi dispiace che Peppe Tito l'abbia dimenticato troppo rapidamente.
Le scelte che abbiamo fatte le abbiamo fatte perché stavamo nella città metropolitana, perché le scelte del Comune di Napoli non ci appartenevano e non potevano condizionare le scelte legittime, fondate, politiche del gruppo consigliare, del partito in seno al Comune di Napoli, le scelte che noi dovevamo fare dal punto di vista amministrativo della città metropolitana di Napoli, perché ci imponevano un sindaco che era la sintesi di tutte le scelte, perché le scelte del Consiglio come strutturato ci imponevano, la legge ci imponeva di farle in una misura collegiale per favorire i territori. E il piano strategico che lui rappresenta è stata la massima espressione di questo sacrificio anche politico che noi abbiamo dovuto sopportare. Non ha alcun senso incrociare il livello metropolitano e il livello comunale, perché sono altre le valutazioni che fanno i consiglieri, che fa il Partito Democratico in seno al Comune rispetto al destino della cittadinanza. E la responsabilità che noi avevamo, abbiamo e avremo, ammesso che avremo ancora, rispetto ai territori della città metropolitana, nel senso di responsabilità che ci viene imposto innanzitutto da una legge parzialmente sbagliata. Quindi non sottoscrivo niente, è scritto a Peppe Tito, la scelta dell'intervento, la misura dell'intervento, la cifra dell'intervento e il contenuto dell'intervento. Sul piano strategico, noi ci siamo dati delle regole, ci siamo dati dei tempi. Sindaco, ti prego però di seguirmi. E questi tempi li abbiamo trasmessi a tutti. Gli uffici hanno il merito di aver fatto il massimo per far partecipare tutti a questa grande cosa del piano strategico. Chi è rimasto fuori avrà commesso o degli errori o avrà commesso dei ritardi. Ed è chiaro che noi dobbiamo rispettare chi ha fatto di più, chi è arrivato prima, chi ha lavorato di più. E il rispetto ci sarà in una scelta politica che va fatta, come abbiamo fatto, collegialmente, se condivisibile, nel riaprire le regole, nel riaprire i tempi, ma non può essere solo rispetto a chi è rimasto completamente fuori, caro sindaco. Deve essere necessariamente rispetto a chi è rimasto parzialmente fuori. Che senso ha? O meglio, io non sarò d'accordo a riconoscere un'apertura rispetto a chi è rimasto completamente fuori, che non è logico, né politicamente, né dal punto di vista amministrativo, rispetto a chi è rimasto parzialmente fuori. E allora questo è un tema di discussione politica, di scelte che il Consiglio deve fare. Quindi invito il capo di gabinetto a sollecitare un confronto, che da troppo tempo non si ha, in discussione su questo aspetto, perché ciascuna parte politica, se esistono ancora parti politiche in questa città metropolitana, possa esprimere la propria posizione. La mia posizione è quella di valutare nel rispetto di chi ha tempestivamente partecipato, nel rispetto di chi si è sacrificato per tempo per trasmettere quello che doveva trasmettere, di valutare la possibilità di aprirsi a tutti coloro che sono rimasti fuori dalla nostra legge, in parte o in tutta parte. Diversamente io non sarò d'accordo. Chiusa la stagione del piano strategico, anche rispetto a questa coda, diciamo, a questa parziale, diciamo, questo recupero, ecco, questi tempi supplementari del piano strategico, se ci saranno, e siamo tutti d'accordo, condividiamo le regole, perché poi se si rischia di fissare dei tempi e poi pure quei tempi non verranno rispettati, arriverà sicuramente qualcuno a dire recuperiamo e recuperiamo, andiamo, facciamo il terzo tempo. Anche questo dobbiamo avere in considerazione, che sia una linea oltre la quale non si va più. E chiusa la stagione di questa grande scelta, di questa rispettabilissima scelta della città metropolitana, dobbiamo necessariamente ritornare sulle nostre azioni, sui nostri asset, come diceva bene la Goccia,
privilegiando le aree omogenee, dando un senso sovracomunale alla città metropolitana, ai progetti della città metropolitana, e soprattutto rinforzando le azioni sulle scuole e sulle strade. Gli eventi di questo mese hanno inginocchiato gli istituti scolastici della città metropolitana di Napoli. Io ne sono con del Simone fisicamente, e mi rivolgo al consigliere Marrazzi. Abbiamo scuole allagate, abbiamo studenti fuori dalle aule, abbiamo una scuola Marigliano che ha delle scale di emergenza da 3 anni che non sono praticate e a rischio di incolumità degli studenti. Sollecitati gli uffici non riusciti, dobbiamo riprendere a investire negli istituti scolastici. Per me si chiude la stagione del piano strategico come interpretata fino a questo momento e si riapre quella delle nostre azioni, così come si chiude la stagione dei teatri e delle manifestazioni. È una scelta politica che ci dobbiamo assumere. E quindi concentriamoci su quello che oggi purtroppo non è in ottime condizioni e noi possiamo e dobbiamo migliorare. Grazie consigliere Cacciapone. Poi Di Maio. Grazie sindaco. Chiaramente mi associo alle sollecitazioni fatte dai colleghi precedenti nel rivedere la posizione del collega Tito circa la delega al piano strategico, perché è tangibile il lavoro svolto, ma non solo, a supporto dei comuni, perché sappiamo bene che il piano strategico è più ampio e ha riguardato anche le nostre funzioni fondamentali a cui faceva riferimento il collega Iossa. Nel merito, sindaco, mi permetto di dissentire, ma non è questo il luogo, il tempo e l'ordine del giorno per decidere come eventualmente regolamentare eventuali riaperture, che è un modo sbagliato di chiamare, o comunque recuperare quei comuni che sono rimasti fuori o accolti parzialmente. Noi abbiamo già provato, l'ho detto perché il sindaco l'ha detto in delibera, noi abbiamo già provato il suo atto deliberativo che invitava quei comuni che erano rimasti fuori dal finanziamento ad integrare il loro parco progetti, perché nell'eventualità di avanzi di amministrazioni che chiaramente potrebbero essere riscontrati solo al rendiconto del 2019, quindi nell'annualità 2020, era una scelta politica il come, il quando e il perché eventualmente rifinanziare questi comuni. Dire dobbiamo finanziare solo quelli accolti parzialmente e non quelli che sono rimasti esclusi è una guerra dei poveri, così come quella dei teatri. Abbiamo sempre detto investiamo in cultura, investiamo in sviluppo economico, poi diciamo è finita l'era dei teatri. Non ci siamo alle guerre fratricide interne, noi dobbiamo assolutamente elevarci per qualità di proposta politica e di atti che approviamo. Ed è insolito, sindaco, questo lo dico a lei e anche al segretario generale, che la delibera del piano strategico viene adottata e approvata da lei, sindaco metropolitano, l'11 novembre e ben 4 sindaci pubblicano sulle loro pagine Facebook l'approvazione dei progetti del piano strategico. Chi aveva prima la graduatoria? Chi aveva prima gli allegati, sindaco? Stanno agli atti. Questo è quello su cui noi dobbiamo maggiormente approfondire. Non darlo a chi è rimasto escluso o a chi l'ha accolto parzialmente. Perché lei giustamente, secondo un principio di inclusione che ha dettato sin dall'inizio della quota pro capite, ha ritenuto questo piano strategico a supporto e a tutela di tutti, chiaramente nei limiti della legge e dei principi, come lei ritiene, costituzionalmente orientati. La sua delibera è chiara. Dobbiamo regolamentare poi l'eventuale utilizzo di queste risorse per chi, per tutti, parzialmente o no, è un altro discorso e questa non è la sede
per discutere di questa opportunità. Giustamente il capogruppo Iossa faceva riferimento e appello al capo di gabinetto affinché convocasse una riunione, una cabina di regia per definire i dettagli. Ma ritengo che le questioni importanti sono queste. A me il giorno 6 novembre, lei l'ha approvata l'11, sindaci hanno telefonato perché già notiziati che il loro comune non era oggetto di finanziamento. Il giorno 7 il sindaco di un comune ha pubblicato sulla propria pagina l'allegato B allegato alla delibera. Questo è pericoloso e pare dar guido a chi per esso può dare gli altri. La bontà del suo progetto è che tutti abbiamo condiviso e la sua lungimiranza delle battaglie che ha sostenuto per poter utilizzare quelle somme, perché abbiamo sempre ripetuto che non siamo una SPA che facciamo il dividendo dei soci, ma dobbiamo sviluppare e stare vicini ai comuni in un momento particolare di crisi economica degli enti locali, ma assolutamente non possiamo sostenere fughe in avanti, né tantomeno fare guerre interne per far sì che sosteniamo quello o quell'altro. Allora il principio deve essere ugualitario, regolamentarlo come Dio comanda e giustamente perseguire il fine primario che lei ha adottato in quell'atto deliberativo, l'inclusione. Il nostro è un piano strategico inclusivo. Grazie. Consigliere Di Maiolo, poi consigliere D'Agosta, poi Iovino, poi Marrazzo, Iovino, Tito. Grazie sindaco, intanto c'è l'emendamento, magari lo chiarirò dopo, perché è un bel errore materiale che sto proponendo. Non lo può illustrare pure adesso, se ritiene, lo può anche illustrare adesso e poi lo votiamo dopo. Alla fine o adesso? Non devo parlare io politicamente. Parli politicamente, ma... Quindi, intanto complimenti a tutti, sindaco, in modo particolare a lei che ha creduto in questo progetto. Veramente abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se lei ha potuto illustrarlo lì ad Arezzo, vuol dire che anche noi, consigliere del Cogliano, abbiamo dato la nostra, abbiamo fatto la nostra parte. Forza Italia non si è mai tirata indietro ed è stata sempre presente su tutte le decisioni assunte. Quindi veramente complimenti a tutti, ma in modo particolare complimenti a chi ha lavorato e sodo, in modo particolare agli uffici, l'ufficio tecnico, il direttore generale, veramente hanno fatto un lavoro immane, e in modo particolare consentitemi di dirlo al consigliere Tito, che ha fatto veramente un ottimo lavoro, un lavoro straordinario, e invito a riflettere sulla rinuncia alla delega. Diversamente per la destra posso dire che eventualmente lo possiamo studiare forse là, quindi in qualsiasi momento va pensato da noi. Quindi voi non ci avete pensato, quindi astenete, avete fatto tanto. Avete fatto male, e se anche offeso il consigliere di che voi non avete pensato di ospitarlo, anche lei sindaco non ci ha pensato, ha fatto tanto. Quindi da noi è sempre il sindaco Bravi al centro, un consigliere delegato così è sempre benvenuto, ma al di là della questione politica è una persona veramente straordinaria che fa la nostra stima e il nostro rispetto. Relativamente al finanziamento dei luoghi comuni, sindaco, io intanto condivido in pieno il pensiero del consigliere Cacciapone, sinceramente anche io, ma non in consiglio, ma in modo riservato, perché veramente non lo fare. Non è giusto camminare su due velocità, non è corretto, non fa onore a nessuno, e credo che lei non sia conoscente, perché lei so che è una persona attenta, attiva, quindi queste cose sicuramente non le faranno piacere. Quindi veramente facciamo la corsa a chi porta prima la notizia. Noi dobbiamo portare i fatti. Se si portano i fatti, tutti avranno i risultati. Se si portano solo le notizie, o quando mai in un comune ci arrivano quattro notizie, probabilmente un cinque si annoia pure. Ma dei magistris che sta facendo? Ci manda gli emissari a darci notizie. Dobbiamo spiegare che lei probabilmente non è conoscente di lui. Questa è veramente una cosa grave, sindaco, e credo di quanto prima, anche su questo, ovviamente a capo di gabinetto, che si può lei, ma se viene anche lei, bisogna fare una sintesi e capire come continuare a ragionare su questa questione. Sulla questione del recupero dei progetti, sindaco, io la dico tutto, noi abbiamo lavorato affinché tutti i comuni venissero finanziati. Alla fine c'è stata una corsa contro il tempo degli uffici, che non avevano tempo nemmeno di rispondere al telefono per dare qualche indicazione, perché noi abbiamo detto davamo la massima disponibilità a tutti, gli ultimi giorni non è stato possibile. Quindi non possiamo lasciare indietro comuni che o totalmente o parzialmente o qualcuno che probabilmente ha portato
pochi progetti, magari non è riuscito a farne qualcun altro per poter arrivare alla soglia prevista di finanziamento, oggi debba rimanere indietro. La volontà del Consiglio è stata quella di dare 100 euro ad abitanti a tutti, e se lo facciamo, facciamo quello che ci eravamo promessi. Non pensiamo di fare altro, perché non sarebbe giusto, perché quei cittadini sono altrettanti cittadini come i nostri, perché il mio comune fortunato è stato finanziato con la prima delibera, come tanti altri comuni, quindi mettiamo tutti sullo stesso livello. Quindi, tra l'altro, in delibera l'ha già chiarito, io vorrei che lo chiarissimo meglio adesso. Che significa finanziare il 2020? Finanziare tutti? Cioè significa dare 100 euro ad abitanti a tutti? Allora noi saremo d'accordo su questa linea. Ma se pensiamo già di pensare di fare altre cose che non erano previste, io sinceramente ci ripenserei un attimo. Perché poi non saremmo, come dire, coerenti con quello che ci eravamo promessi. Ma in modo particolare, Sindaco, non è coerente quello che lei sta pubblicizzando giorno dopo giorno, che ha fatto di questo una, come dire, un cavallo di Troia, voglio dire, un bando nazionale. E che diciamo? Che magari un comune, come il comune di Tufino, che per errore materiale non è partita la delibera, ci manca una delibera, non lo finanziamo e gli diciamo è fatto tardi. E non credo che sia giusto, e nei comuni che il progetto è coerente, tutto è coerente. Alla fine che diciamo? Che magari deve decidere, siamo indipendenti, noi siamo qua per fare questo, siamo qua per dare risultati ai territori e credo che lo faremo. Quindi per cortesia, direttore, lei se ci può chiarire, quando votiamo questa delibera cerchiamo di votare chiarendo bene se siamo in condizione di consentire, noi vogliamo dare 100 euro. E non c'è bisogno di fare altre riunioni nel gabinetto di regia, l'abbiamo già deciso. Oggi stiamo decidendo di sottrarli per dare a qualche altra azione, noi non siamo d'accordo. Noi vogliamo dare 100 euro ad abbiamo quello che ci eravamo promessi, quello che il sindaco ha promesso ai comuni, indipendentemente di quello che parliamo citare, io sono un sindaco di un comune medio, piccolo, non lo so come lo vogliamo dire, ma ci sono comuni che non hanno il tecnico, sapete sì, comuni che piccoli che non hanno il tecnico degli uffici, ma rendetevi conto che poi neanche l'assessore o il sindaco oggi è costretto a poter scrivere una delibera arraffata per tentare di mandarla, ma che facciamo? Facciamo la guerra dei poveri per tentare di lasciare indietro, chi già sta indietro? Noi non siamo d'accordo con questo, quindi su questa cosa gradirei prima di votare la delibera di essere chiari ed eventualmente concludo dicendo complimenti veramente a tutti, in modo particolare ai sindaci che sono stati bravi e promettendo a chi è stato meno fortunato, non meno bravo, meno fortunato, di dirgli noi saremo con voi. Grazie. Sì. L'unica cosa, l'emendamento lo faccio adesso. Sì. Quindi l'altra cosa è veramente un errore materiale dell'ufficio proponente, quindi dell'ufficio del direttore generale. Per errore materiale dell'ufficio proponente il solo titolo del progetto finanziato al comune di Striano è riportato in maniera errata, mentre risulta correttamente riportata la delibera di giunta comunale numero 104 del 12/9/2019 di approvazione del progetto. L'importo dello stesso, nonché missione e programma di riferimento, il titolo corretto del progetto è la realizzazione di una struttura polivalente dedicata allo svolgimento di eventi e convegni culturali finalizzata alla promozione dello sviluppo e della vocazione turistica del territorio e del Carnevale Strianese. Trasmesso con protocollo 108.097 del 9/10/2019, quindi tranquillamente nei tempi. Il luogo di quello inserito negli allegati A, B e C della delibera, indicato con qualificazione messa in sicurezza dell'area della palestra polivalente in via Monte, con l'inserzione di una nuova destinazione d'uso al laboratorio della carta pesta. Era stato annullato dal comune per evidente vero errore di trascrizione, è stato riportato il titolo medio del progetto annullato. Si chiede pertanto di approvare l'emendamento per la rettifica e sostituzione del solo titolo di cui trattasi. Grazie. Grazie, ovviamente lo votiamo dopo. Da un momento la parola al direttore generale sulla questione sollevata dal consigliere Di Maiolo e poi credo sul punto il consigliere Tito e poi consigliere Agosta. Grazie. Allora, dal punto di vista tecnico, la delibera apre a una possibilità, quindi accoglie una sorta di indirizzo politico sulla questione di cosa succederà a quei comuni che si sono visti parzialmente finanziati piuttosto che totalmente esclusi dal finanziamento. Siccome ovviamente questa delibera viaggia col parere di regolarità contabile da parte del ragioniere generale, noi possiamo disporre solo di cifre certe in questo momento. Si chiede ai comuni di continuare la trasmissione dei progetti laddove non è stata eseguita correttamente come previsto dal Consiglio metropolitano,
Fermo restando che ad aprile, quando si renderà aprile e maggio, quando si renderà nuovamente disponibile l'applicazione dell'avanzo, solo in quel momento il Consiglio metropolitano potrà decidere di applicare l'avanzo, come ad esempio suggerisce lei, o secondo una metodologia che si andrà a definire, che stesso il Consiglio metropolitano andrà a definire. Quindi tecnicamente in questo momento non è possibile disporre di una cifra di cui disporremo in futuro. Quindi si apre la possibilità, dopodiché quando sarà realmente attivabile tale possibilità sarà il Consiglio metropolitano tra aprile e maggio a decidere se concludere il finanziamento di come, ad esempio applicando il principio di 100 euro ad abitante così come da lei chiesto. Prego. Prego. La domanda non era questa. Oggi il Consiglio sta qui impegnato, pure perché oltre quei soldi già stanziati di 100 euro ad abitante sono anche ancora gli avanzi che possiamo decidere come e dove spendere, quindi là ci trova ancora una grossa parte. Quindi oggi c'è il Consiglio presente, impegniamo il Consiglio dicendo che già da oggi affinché possiamo assicurare 100 euro ad abitante, anche chi è stato meno fortunato, a chi ha presentato meno progetti, a chi non ha avuto tempo di presentarlo proprio. Il Consiglio è presente, perché rimandarlo ad un nuovo Consiglio? Questo è un tema comunque politico che lei chiaramente ha posto, noi dobbiamo, ricordiamoci sempre che dobbiamo votare una delibera. Consigliere Tito, prego. Sindaco, per fare un chiarimento e per rientrare nel tema della delibera che noi oggi andiamo a approvare. Noi andiamo a approvare solo ed esclusivamente una variazione di bilancio per 98 milioni di euro che riguarda il terzo step del piano strategico. Se noi guardiamo l'impostazione della delibera in cui noi dichiarammo di dare 100 euro ad abitante, la somma totale delle risorse da stanziare per il piano strategico si attestava sui 310 milioni di euro. Oggi con questo step finanziamo 250 milioni di euro. Mancano all'appello, se tutti i comuni sarebbero stati bravi, avremmo dovuto impegnare altri 60 milioni di euro. Noi con questa partita noi terminiamo la prima fase del piano strategico, ma abbiamo già inserito nella delibera che abbiamo approvato nello scorso Consiglio metropolitano la possibilità di intervento. Io rimando e sono sicuro a tutte le forze politiche, perché all'appuntamento ci mancano 60 milioni. Noi dobbiamo dare quella certezza ai comuni nel momento in cui noi tra aprile e maggio avremo l'avanzo di amministrazione, decidiamo politicamente quello che possiamo fare e come lo dobbiamo fare, non dimenticandoci sia del piano strategico, ma di quelle funzioni di competenza della città metropolitana, che sono le scuole, le strade, le cose. Quindi va fatto un ragionamento all'atere, politicamente, e penso che ci sia la volontà di tutti, ma soprattutto del sindaco metropolitano, di venire incontro a chi parzialmente si è visto tagliato le risorse, a chi totalmente non ha visto tagliato le risorse. Io voglio comprare il campo da ogni comune. Qua si parla di comuni che hanno avuto tagliate le risorse perché i progetti non erano presentati. Voglio ricordare che anche il comune di Napoli si è visto tagliato 4 milioni di euro per errori su progettazione. Quindi il merito va da una selezione attenta da parte degli uffici con una regola certa. Noi avevamo dato il termine ultimo, il 15 ottobre, di presentazione di tutta la documentazione ai comuni. Chiusa questa partita, c'è penso di cogliere la volontà politica di tutte le forze politiche presenti in aula di far sì che nel prossimo bilancio, dove ci sia un avanzo, di fare un ragionamento politico, ma inserendo insieme parte del piano strategico, ma quelle funzioni generali che appartengono alla città metropolitana, che sono scuole, strade e cose, in un discorso generale. Sicuramente ognuno di noi, ma penso che sia un obiettivo anche del sindaco metropolitano, è di venire incontro a quei comuni
che non hanno avuto l'opportunità in questa prima fase, di essere finanziati, e chi in questa prima fase non ha avuto tutte le risorse al loro spettacolo. Grazie. Grazie, abbiamo il consigliere D'Agosta e si prepara i Marrazzi. Poi Iovino e poi Tozzi. E poi Di Maio adesso alla fine. Allora sentiamo D'Agosta, prego. Il microfono che non funziona. Un po' di pazienza con i microfoni. Ce l'abbiamo fatta. C'è un boicottaggio, allora detto questo volevo ringraziare tutti, partendo dal consiglio, dal consigliere Dito, riguardo il piano strategico. Ringrazio il sindaco De Magistris che ha mantenuto una parola data, consentendo a noi di portare risorse sui territori, a tutti i comuni, al di là dei colori politici, al di là di attribuzioni di cariche di sindaco vicino ad uno piuttosto che all'altra parte politica. Ringrazio la parte tecnica, il direttore generale Dino Consolino, che si è dedicato anima, corpo e mente affinché in tempi brevi riuscissimo a dare una risposta a certi territori e ad applicare quello che era l'indirizzo politico di quest'anno. Certamente non ho condiviso tutti gli interventi dei miei consiglieri, perché ovviamente ognuno ha una visione su questo piano strategico e soprattutto sull'attribuzione o la perdita di fondi di alcuni comuni rispetto ad altri. Io dico che quello che ci ha resi uniti in questa lotta di credibilità, perché se pensiamo alla città metropolitana fino a 3-4 anni fa sembrava un ente morto, sembrava un ente ormai snobbato, e alla fine abbiamo dimostrato, grazie al lavoro di tutti in quest'aula, di essere uno dei più grandi enti e forse la prima città metropolitana di Napoli a dare risposte importanti ai territori, risposte certe. Ogni consigliere con la propria delega si è adoperato con una classe di dirigenti alle spalle all'altezza di portare risorse e risposte a tutti i cittadini. Non ce lo diciamo mai, ma secondo me questo laboratorio politico che ha costruito il sindaco attraverso un patto con tutte le forze politiche qui presenti è unico in Italia. Forse non so nel resto del mondo, ma forse in Europa siamo i primi a dare e ad avere un riscontro importante. Questo riscontro noi l'abbiamo non quando viene un sindaco o quando incontriamo i sindaci o un assessore, lo riscontriamo con i cittadini dell'intera area metropolitana, perché quello che noi stiamo finanziando andrà a cambiare la vita e la qualità di vita dei cittadini che vedranno realizzate opere importanti sui propri territori. Opere che vanno da strade, a piazze, a scuole. Noi stiamo rivoluzionando la città metropolitana di Napoli. Ce lo diciamo poco, forse perché è brutto dire che siamo belli, bravi e buoni, però dobbiamo dire anche la realtà dei fatti. I media non hanno in nessun modo valorizzato il nostro lavoro, ma questo a noi non ci ha fermato. Allo stesso modo le stesse risposte che stiamo dando ai comuni e attraverso i comuni ai cittadini devono continuare. Noi non possiamo pensare che a causa di una gestione inconcludente, magari incapace di aver prodotto in alcuni casi progetti completi e si sono visti fuori tagliati milioni di euro, noi possiamo dire a quei cittadini magari l'incapacità della tua amministrazione è stata così tale che tu non vedrai mai realizzato un'opera nostra. No, io questo è quello che voglio sottolineare all'Aula. Il criterio non si basa sulla distribuzione del nuovo avanzo, cioè sulla annualità prossima delle economie di questo piano strategico, sul fatto di quale sindaco, quale amministrazione è stata più brava a presentare i progetti, oppure chi non ha avuto il tempo, che ha sbagliato a inviare una mail. Io penso che il presupposto è sbagliato. Io penso che dobbiamo cercare, per quanto sia possibile, di portare tutte le risorse a chi
le ha chieste per rispetto dei cittadini. Qua non abbiamo fatto battaglie politiche, qua un pezzo del 50% dei comuni si sono visti tagliare qualche piccolo progetto proprio per, diciamo, qualche problema tecnico, lo stesso, come diceva prima un altro mio collega, anche il comune di Napoli. Quindi qua non è che abbiamo fatto tutto di merda un fascio, abbiamo dovuto selezionare attraverso una squadra di tecnici che ringrazierò sempre, perché li ho visti al lavoro dalla mattina fino alla sera. Parliamo di ingegneri e architetti che hanno cercato di dare supporto e di fare una prima preselezione di tutti i progetti che erano arrivati in questi mesi. Quindi io credo che la bontà con la quale abbiamo approntato, votato e portato risorse sui territori si debba rivedere anche nel prossimo riesame di questo secondo tempo del piano strategico. E sottolineo un altro aspetto: i criteri non si possono decidere oggi, non è la sede oggi, non abbiamo il tempo necessario per poterne parlare. Mettiamo al centro i cittadini, la politica degli strumenti anche per cercare di portare dei criteri utili ai cittadini. E noi qua abbiamo approvato un regolamento, ma non ci sono le commissioni, perché secondo me la commissione che c'è il piano strategico può parlare e può dettare quali saranno i criteri futuri per questo secondo tempo che ci andiamo a proporre per l'annualità 2020. Quindi un appello è anche sulla fase funzionale, perché noi consiglieri veniamo qui in città metropolitana, lo ribadisco, lo sottolineo, ne vado dietro, completamente gratis. Dateci la possibilità di operare, creiamo le commissioni che da settembre stiamo aspettando, diamo la possibilità a un consigliere come me di poter anche espletare il proprio mandato in una maniera anche più, come posso dire, comoda, perché a volte ci troviamo consiglieri che dividono la scrivania col dipendente che deve scrivere e deve essere di supporto. Abbiamo a volte anche strumentazioni scattissime, quindi dico alla parte, faccio un appello al segretario generale, al capo di gabinetto, al direttore generale, affinché ci mettano anche nelle condizioni di operare, di dare mandato immediatamente al sindaco di convocare le commissioni per poter ancora di più incidere su quello che è il nostro lavoro di consiglieri metropolitani. E soprattutto voglio che una cosa sia certa: al di là di tutto mettiamo al centro, come abbiamo fatto fino ad oggi, il cittadino. Grazie. Se lei, consigliere Marrazzo, si prepari il consigliere di comune. Sarò brevissimo, sindaco. Innanzitutto vorrei ringraziare il per il lavoro svolto e lo invito appunto a non rimettere la delega. Per quanto riguarda la scelta politica di lasciare la tessera del partito, questo è un qualcosa al quale non posso, diciamo così, dargli consiglio, si sa bene quello che deve fare. In quest'Aula c'è un accordo di istituzione dal primo giorno di insediamento della città metropolitana, però a volte diventa scocciante il fatto che ognuno appartiene a questo accordo istituzionale, ma lo fa un sacrificio perché c'è qualcun altro che gli impone di non farlo. E quindi vi dico la sincera verità: io appartengo al gruppo DEMA, ma appartengo soprattutto a chi fa la politica dei fatti. Quindi in quest'Aula noi abbiamo fatto dei fatti, a prescindere dall'ideologia politica dell'appartenenza partitica. Qui si fanno i giudizi. Per entrare appunto nel merito della delibera, già all'interno di questa delibera che oggi andiamo a ratificare, è stata presa una clausola cosiddetta salva comuni, cioè per quegli 8 comuni che non hanno presentato in tempo un parco progetti per essere finanziati. E questa clausola è stata già oggetto di incontri, telefonate
verbali con i capigruppo e quindi tutti abbiamo condiviso questi temi. La premialità per chi ha presentato i tecnici progetti qual è? È quella di ricevere immediatamente, entro quest'anno, i fondi per poter realizzare l'opera. Chi invece non l'ha presentato in tecnico, diceva giustamente il capogruppo di Mario, non tutti i comuni hanno le risorse umane necessarie e competenti per poter in tempo utile fare un parco progetto ed averlo a disposizione. Quindi è giusto che quei comuni, a prescindere dalla vicinanza geografica o dall'appartenenza politica dell'amministrazione, è giusto che abbiano i fondi dell'accordo del patto strategico. Poi, giustamente diceva il capogruppo di Ossa che noi al termine poi dei tempi supplementari dove verrà consentito a quei comuni che non hanno avuto fondi, è giusto riappropriarci delle nostre funzioni, è giusto che i fondi della città metropolitana vengano destinati dapprima scuole, strade, poste e ambiente. È giusto così, perché beh, in questo mese ci sono stati tanti disagi, anche e soprattutto nelle scuole, e noi abbiamo già finanziato tanto, anche con lo piano strategico. Voglio soltanto dirvi che solo quest'anno noi abbiamo messo a disposizione 15 milioni di euro per gli accordi quadro. Altri 20 milioni sono stati attivati dal piano strategico, quindi i fondi ci sono. Non bastano sicuramente, perché tanto è stato fatto, ma molto bisogna ancora fare. Quindi continuo a dire quello che diceva il capogruppo di Ossa del PD, e al termine di questa chiusura del piano strategico e appropriarci delle nostre funzioni e finanziare prioritariamente le nostre funzioni, perché se in una scuola ci sono, ci piove tra virgolette dentro, io non posso pensare a mettere il bacchè a terra se prima lo risolve il problema. Quindi è giusto finanziare sì le altre, ma è giusto prima che all'interno della casa non ci chiede, e poi dopo andiamo anche a terra. Grazie. Grazie a lei, consigliere Iovino. Si prepara il consigliere Tozzi. Innanzitutto volevo ringraziare il consigliere Tito per il lavoro, ma soprattutto per lo spirito rispetto al quale ha posto il suo intervento, sia di natura politica e anche di natura tecnica. Sicuramente qualcuno, in particolar modo, come dire, Iossa, ha fatto riferimento alla chiusura di una stagione. Io penso che siamo all'apertura di una grande era. Era politica che questa amministrazione, a dire De Magistris, è riuscita in un certo qual senso a determinare. Da un lato sotto l'aspetto amministrativo, perché è vero che invece dobbiamo riappropriare, o meglio dobbiamo consolidare quelle che sono le funzioni da missione, da compito, ma è vero anche che quando poi l'istituzione della norma della 56 in particolare, dove mette in riferimento l'adeguamento di un piano strategico affinché poi quelle deleghe e quelle funzioni vengano espletate al meglio, c'è un'origine di priorità che è quella di mettere in un certo qual senso insieme gli enti locali e di armonizzare un'area che non è più un'area di riferimento solo per la città di Napoli, ma è un'area di riferimento che mette insieme 92 comuni. Questo lo dico per due ordini di motivi. Il primo, perché pure dagli interventi di prima sembra che qualcuno voglia dare la sensazione che poco era stato fatto, e poco è stato rimarcato rispetto al fatto che su 92 comuni solo 8 non sono ancora, come dire, al palo rispetto a quello che è il finanziamento. Cioè, quindi c'è stato uno straordinario lavoro da parte degli uffici, c'è stato uno straordinario lavoro da parte del direttore generale, da parte del segretario, da parte di tutta quanta, diciamo, l'asse politico, o meglio l'asse che sul piano del potenziamento dell'ente, e in particolar modo chi ha visto impegnati tutti i consiglieri, quindi tutte le forze politiche, è riuscito a dare come risposta al territorio. Quindi questo consiglio non è che è stato deficitario, è stato secondo me più efficiente di quello che poteva in un certo qual senso poteva dare, rispetto anche a quelli che sono stati i tempi di intervento, perché da un lato l'intuizione illuminata del sindaco ha detto: io posso prendere una parte di economia e metterle al sistema per realizzare quella che era
l'essenza della norma, il piano strategico, e poi dopo io metto in sicurezza e metto in armonia quelli che sono i territori, quindi do un'azione di compimento rispetto a quella della norma. Cioè io posso intervenire sul sistema scolastico, posso intervenire sul sistema di abilità, ma se faccio una programmazione rispetto a quella che è l'area vasta, se faccio una programmazione rispetto alle strutture e infrastrutture che sono dell'area vasta. Quindi bisognava intervenire sul piano strategico, e lo è stato fatto pensando di dove dovevano essere prese le economie, perché poi a un certo punto ci siamo dimenticati di dire che la norma era monca, diceva bisogna fare, ma non ha mai detto come bisognava fare. Ha demandato a noi la responsabilità, il primo mandato che era da fase transitoria, e poi al secondo mandato. Poi quando si è stato cosciente, c'è stato lo stato cosciente, ci siamo resi conto che quella priorità che insieme al sindaco avevamo immaginato di dover portare avanti era quella visione politica, e quindi non più la chiusura di una stagione, ma l'apertura di una era amministrativa nuova che mette insieme i territori, che vede i sindaci in prima linea, che vede i sindaci e comuni e cittadini destinatari dei finanziamenti, e la percezione del finanziamento non sta solo da una parte o da chi sta da una parte, ma la percezione del finanziamento è legata all'essenza dei cittadini e della partecipazione. Questo è importante capire, è necessario che bisogna trasferire, è la partecipazione, e l'abbiamo fatto in una dimensione urbanistica quando abbiamo aperto non solo agli enti locali, ma le osservazioni non devono essere fatte pure dai cittadini e dalle associazioni. Allora qual è il compito? E bene ha fatto Tito quando ha detto io non sto da una parte, io sto tra i cittadini, sto nella parte, io sono la parte, io sono l'insieme, affinché questo ente non sia deficitario di quelle strutture e infrastrutture che da piano strategico, da norma, non da piano strategico, perché la norma 56 ha individuato il sindaco, e qualcuno l'ha detto, e spesso lo dice pure il sindaco, che il sindaco di Napoli fosse anche il sindaco della città metropolitana, e la linea di principio qual è? Qual era il piano di attuazione? Qual era la visione del gioco affinché questa amministrazione avesse compimento e trovasse un compimento? Quindi signori miei cari, non è la fine di una stagione, è un inizio di un'era, ma lo dico anche alla luce di una dimensione politica, io me lo voglio consentire di poter dire. Perché non si va più perché si sta da una parte, ma si va se qualcuno sa fare qualcosa e non dimostra di fare. E noi abbiamo saputo fare, abbiamo saputo dare risorse, non abbiamo fatto promesse, abbiamo dato risposte. E questa è la visione che dobbiamo dare. E poi ci dobbiamo anche preoccupare di rimettere in atto l'ente. Va bene, può funzionare, però bisognava partire alla missione iniziale, al compito iniziale per il quale eravamo stati chiamati. Quando siamo stati chiamati, eravamo stati chiamati quando siamo stati eletti, e siamo chiamati ogni volta che sediamo in questa assise, ogni volta che siamo chiamati in quest'aula. Signori miei, io vi ringrazio per il compito che avete portato avanti, ringrazio il sindaco, ringrazio Peppo che non ha più responsabilità, ha rimesso una delega e una posizione dicendo per fare queste cose non bisogna stare da una parte, bisogna avere un principio, quello di guardare verso l'umanità intera, a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dall'appartenenza politica, dal sistema politico o da quelle che sono quelle le idee di umanità e umanità. Grazie, scusate, forse anche un grazie, po' grazie l'atteggiamento rispetto al quale. Assolutamente no, consigliere Tozzi, si prepari il consigliere Di Maio. Grazie sindaco. Anche se ti deve venire al prossimo. Anzi, se già che dico così, allora solo Tozzi, grazie. Medaco. Ho ascoltato tutti gli interventi e è chiaro che l'intervento del consigliere Tito ha un po', diciamo, sparigliato le carte, perché ha fatto due dichiarazioni su due ordini, due interventi diversi, uno amministrativo relativo appunto alla sua delega che ha egregiamente condotto, e quindi gli abbiamo fatto tutti il plauso,
per come ha gestito questa delega importante, difficile, complicata, sulla scelta che è stata fatta in modo così democratico e equitario di dare quella proporzione dei 100 euro per cittadino. Credo che questa è stata anche la soluzione più pratica rispetto a quello che diceva la consigliera Elena Coccia. Anche a me avrebbe fatto piacere fare ed avere dei progetti intercomunali, sovracomunali, che in qualche modo intrecciassero le necessità dei vari comuni affinché potessero esserci questa finalità delle aree omogenee, delle zone, delle zonizzazioni. Ma mi auguro che con le prossime mosse, con i prossimi interventi, questo si possa mettere di più in campo rispetto a questa primazione, della quale occorreva, come è stato fatto, un momento di energia e di trasferimento ai comuni asfittici con sempre carenza di fondi, e quindi è stata un programma giusto ed equilibrato. E su questo rinnovo il plauso al consigliere Tito. L'altra questione che lui ha voluto far entrare in gioco, sicuramente mi ha sollecitato anche l'intervento, perché ha una considerazione tutta politica, della quale chiaramente ognuno di noi vedo che ha così risposto a quello che ci ha detto, a quello che ha detto, la questione appunto del se lasciamo la testa del PD, perché probabilmente non più in linea con quello che è successo. Se si fa riferimento, poi magari ce lo chiarirà lui, a quello che è successo in Consiglio Comunale a Napoli, forse lui avrebbe voluto che i suoi colleghi o ex colleghi, non so adesso che cosa farà, ma la sottolineatura del capogruppo Iossa ci sta tutta, e quello appunto che i suoi colleghi hanno presentato una mozione di sfiducia contro il nostro sindaco De Magistris. Forse qui sicuramente come noi avremmo voluto che potessero, diciamo, farne a meno. Però è una questione politica tutta in campo e bisogna dire che i due livelli istituzionali, quello del comune di Napoli e quello della città metropolitana, sono due livelli distinti e separati. E bene ha fatto il sindaco, caro Luigi, io ti dico che ti apprezzo perché non hai accavallato come avresti potuto fare per trarre benefici sulla questione che la città metropolitana, cioè di alcuni e tanti forse giornalisti, era la camera di compensazione del comune di Napoli. Non l'hai detto, non l'hai fatto e non è successo. Ve ne do atto per non aver sottolineato e risposto a questi appunto giornalisti che sollecitavano e sollecitano ancora puntualmente su questo atteggiamento che tu non hai avuto. Sei stato al di sopra delle parti e te ne do atto con tutti quanti noi. Comune di Napoli è una cosa, città metropolitana è un'altra. Chiaramente appunto due bilanci, due situazioni economiche e finanziarie completamente diverse, molto difficile quella di Napoli, un po' più agevole con questo piano strategico e con i finanziamenti che ci sono stati fino ad oggi in città metropolitana. Ti sei potuto muovere e l'hai fatto alla grande, con un patto istituzionale, includendo tutti, facendo stare tutti dentro, con un progetto, diciamo, che è stato, diciamo, anche apprezzato fuori dalla città metropolitana di Napoli, e l'abbiamo visto e l'abbiamo sentito, un percorso virtuoso, probabilmente sarà copiato anche da altre città metropolitane, se avranno la capacità anche di attrarre finanziamenti e quello che siamo stati capaci di fare. Però sono due livelli completamente distinti e separati. La valutazione appunto che ha fatto il capogruppo del PD Ossa è tutta in campo, la risolveranno all'interno appunto del loro partito, anche in vista, perché è inutile che ce lo nascondiamo, siamo in campagna elettorale, quindi ognuno fa la propria parte, ognuno cerca appunto di tirare acqua al proprio mulino, però devo dire appunto che non ha tutti i torti. Io devo dire appunto che dopo superata questa prima fase, diciamo, di piano strategico, c'è il secondo tempo, come ha detto qualcuno, forse anche il terzo. Per il secondo tempo occorrerebbe che ci fosse probabilmente un ragionamento politico su quello che è stato detto circa appunto l'atteggiamento che bisogna avere nei comuni non virtuosi, comuni appunto non sono stati in grado di produrre progetti per incapacità, per insufficienza di personale. Vedremo se ci sono comuni e comuni, quelli che sono arrivati in ritardo, si può avere un certo atteggiamento, quelli appunto che hanno ritombato, come ho detto nel primo intervento all'inizio, che
e la figura appunto del sindaco ritenevano appunto che questo potesse essere, diciamo, un vantaggio a favore appunto del sindaco De Magistris. Adesso l'hanno capito, probabilmente appunto quando si sono visti arrivare questi finanziamenti senza nessuna ingerenza politica, si sono rilassati e probabilmente insomma, accetteranno e apprezzeranno l'atteggiamento che c'è stato in città metropolitana da parte del sindaco De Magistris. Gli altri probabilmente se sono stati incapaci, peggio per loro, insomma. Però è una valutazione che faremo appunto nei prossimi tempi e credo che ci adatteremo a quella appunto che è una condivisione democratica sul sostegno che noi vogliamo fare ai comuni ritardatari o esempi che non si sono presentati a questi o hanno presentato i progetti da parte di tutta il consesso della città metropolitana. Però adesso occorre, secondo me, ed è giusto, che si faccia il percorso politico abbia una caratterizzazione politica. Noi siamo delle forze che oggi qua abbiamo, diciamo, sottoscritto questo patto, diciamo, amministrativo, però ognuno ha la propria idea, ognuno appunto ha la propria visione di città e di provincia, per cui credo appunto che questo debba uscire fuori, non dobbiamo appiattirci, allinearci, siamo tutti fratelli, vogliamoci bene, insomma andiamo avanti, no, secondo me è sbagliato, occorre, l'ha detto pure il consigliere Capogruppo Costa, credo appunto che la caratterizzazione politica, visto appunto che non c'è una maggioranza, l'opposizione, faccia bene a questa amministrazione. Non ci dobbiamo nascondere solo perché andiamo alla ricerca, perché riusciamo a intercettare qualche finanziamento che ci può fare piacere. La caratterizzazione politica rimarca e qualifica questa amministrazione. Quindi credo appunto che bisogna fare un ragionamento sul secondo e sul terzo tempo e non solo, anche sugli avanzi di bilancio 2020, e bisogna caratterizzare l'azione politica che diventa sempre di più l'azione politica del sindaco De Magistris e della parte che lo sostiene. E ci sono anche gli altri, va benissimo, però in modo appunto condiviso e anche in modo relativo alla parte politica a cui si appartiene. Grazie. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, ringrazio molto del contributo, perché credo che davvero abbiamo fatto un grande lavoro insomma importante, che non è finito, però è davvero un punto fermo. Quindi mettiamo in votazione la delibera di cui al punto 18. Sì, allora votiamo prima l'emendamento. No, prima di votare l'emendamento, come ci riuniamo? Quello che sono 5-6 proposte. L'impegno politico, decidiamo. Si farà una capigruppo e si ci sono 5-6 impegni sulla questione. Sì, ma non possiamo discuterne, cioè il dibattito è stato chiaro. L'impegno da domani mattina ci vediamo, esatto, e lei degli impegni, che non impegni questi, saranno di dove, se non si discute i capitani del CIN. Ma noi ci faremo, questa è una discussione di una delibera, cioè un impegno, mi pare, c'è una discussione politica che ha puntato alla condivisione di condividere, scusate per il bisticcio di parole, un metodo. Quindi da domani sarà convocata una riunione tra il capigruppo con il vertice dell'amministrazione della città metropolitana, insieme, come abbiamo sempre fatto, proseguiremo nei nostri lavori. Voglio ricordare a voi che già qualcuno si sta attivando per chiedere ai comuni: preparate i progetti. No, sto dicendo sì, prima siamo tutti fermi. No, non siamo fermi, sindaco, lei non lo sa, già stanno in attività. Stanno già preparando. Ma i comuni per principio stanno in attività, perché se si ferma non sono più comuni, sono sì, altra però cosa. Però i comuni non possono perdere tempo, già hanno dei problemi. Allora voglio dire, su questa questione, è una questione seria, il direttore generale ci disse: guarda, che un rimedio l'abbiamo trovato, ma l'abbiamo trovato il rimedio. Questo da uomini. Che stiamo dicendo? Che succede? Quello che Tito diceva cose diverse. Questo perché se sostiene quello che sostiene, a Michele ormai gli dica meglio esprimendo. Non è, credo che non è un dibattito che possiamo consumare. Diamoci invece un impegno, che credo che sia la cosa, un impegno che da domani, cioè domani, o anche stesso alla fine di questa sessione di lavoro, convochiamo una riunione nei prossimi giorni, dove ci sediamo attorno al tavolo e decidiamo insieme come procedere e dare indicazioni di a tutti quale sarà il metodo che la città metropolitana utilizzerà per il proseguo del piano strategico. Fino a questa nostra decisione, se qualcuno si muove liberamente, ma non c'è nessuna direttiva e nessuna indicazione. Quindi vuol dire che la volontà c'è di congelare queste risorse, di decidere insieme, come abbiamo sempre fatto, decidere insieme. Quindi ultimamente, e questo diceva il consigliere Rossi. Ho
capito, però sto dicendo che domani sarà convocata una cabina di regia. Questo. Esattamente. Bene, grazie a lei. Allora dobbiamo votare, grazie al consigliere Di Maio, lo dobbiamo votare prima l'emendamento che gli ha proposto, che in realtà è una rettifica, un emendamento semplice, quindi votiamo l'emendamento, gli scrutatori li abbiamo indicati, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario si astiene unanimità, votiamo la delibera di cui al punto 18 dell'ordine del giorno, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario si astiene unanimità, io farei un applauso. Possiamo chiedere la notizia, se il microfono non l'avete staccato più, quindi posso farlo. Se parlo non potete sentire. Ho tante colpe, ma non il microfono. È colpa vostra se il microfono, quindi non mi può togliere la parola. Visto che ci siamo tutti, possiamo capire anche i tempi per la sostituzione della commissione, in modo tale che vediamo anche noi di colazzi, si comincia ad andare in campo, parliamo già di fatti operativi e concreti. Con una ordinarietà politica, se posso. Non abbiamo dibattito pure sul. Sono ovviamente per ragioni di opportunità astenuto dal dibattito politico. Dico solamente una cosa, ma giusto così come chiosa collaterale, che se fosse passata la mozione di sfiducia sui 150 milioni, i nostri colleghi sindaci, compreso il Sera Cittadinanza, ma non in modo chiaramente, non in modo polemico, perché ringrazio il consigliere Tozzi, perché la verità io tengo sempre distinto, il comune di Napoli è una cosa e quindi le componenti politiche del comune di Napoli, altra cosa è il consiglio metropolitano, lo dico a tutti, lo dico pubblicamente, ho detto in acci, che la correntezza che c'è qua c'è sempre avuto anche con chi magari appartiene a una parte politica di dove in comune c'è tutt'altro clima di coesione. Quindi è bene che ognuno di noi contribuisca al fatto, mi ha fatto piacere che mi pare l'abbia detto Iossa, che non vedo presente, ma qualcuno glielo riferirà, che abbiamo tenuto sempre distinti anche qui in ogni forma di rapporto, interlocuzione, dialettica, una cosa è il Consiglio metropolitano, altra cosa è il Comune di Napoli, poi alcuni di noi coincidono, io sto, come dico, questo è un altro discorso. Diamo la parola al direttore generale che deve fare questa precisazione sull'intervento di Di Maio. Allora, oggi approviamo l'ultima delibera e cristallizziamo, diciamo, il parco progetti definitivo. In questi giorni i 92 sindaci, o meglio 92 meno 8 in questa fase, hanno già sottoscritto e inviato l'accordo di programma sottoscritto e concordato con la città metropolitana. L'ingegnere Celano sta concludendo le verifiche sul parco progetti per identificare eventuali richieste da porre ai comuni. Dopodiché c'è la sottoscrizione, l'impegno di spesa da parte del dottor De Angelis e la sottoscrizione della convenzione tra il dottor De Angelis e il dirigente del comune che lo rappresenta. Motivo per cui si può anche immaginare le prime liquidazioni già potrebbero avvenire a dicembre. Grazie. Passiamo alla delibera punto 19. Linee guida per l'elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022, indirizzi per l'organizzazione e funzionamento del sistema di prevenzione della legalità e della corruzione, la mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario vi si astiene unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario vi si astiene come prima. Delibera di 2 al punto 20. Ipotesi di soluzione transattiva in merito alla pretesa di riconoscimento del regolamento tariffario in base all'Istat FOIE, cosiddette indicizzazioni, avanzata dalla CTP S.p.A. avanti il Tribunale Civile di Napoli. Chiede intervenire il consigliere Giuseppe Cirillo. Prego. Buonasera a tutti. Io sono riservato di intervenire che anche la discussione precedente da parte di tutti i consiglieri metropolitani, a dire il vero, mi sembra che stava degenerando rispetto a un risultato straordinario che ha fatto questa amministrazione. Guardate, quando siamo entrati in questo consiglio metropolitano, e mi dispiace anche per gli interventi che hanno cercato di introdurre altri consigli o altre azioni che venivano poste in essere in altre aule, noi quando siamo entrati in questo consiglio metropolitano caro sindaco, insieme a lei e a tutti i colleghi, abbiamo
detto che noi lavoriamo tutti quanti insieme per il benessere della nostra comunità, della collettività intera, di tutti i comuni nati e gli altri 91 comuni. E il piano strategico, come sempre ribadito, facendo il consigliere di sindaco da 8 anni, io dico, lei alla conferenza ANCI gli ha consentito che noi abbiamo fatto scuola, è vero, perché lo dico sulla mia pelle, perché il comune di Cardino ha intercettato sbagliato 2 milioni di euro che io rappresento in questa assise e abbiamo fatto tante opere. Però nessuno mai ha bussato alle porte dei comuni dicendo caro sindaco, che cosa ha bisogno della tua città? E la città non l'ha fatto, tutti i sindaci qui di confronto sono rimasti veramente contenti dell'operato del sindaco dei magistrati e dell'intero comune. Con questo che voglio dire, caro sindaco, è che lasciamo fuori da questa assise quali sono i piani di effetto. E allora mi sembrava che in questo consiglio noi abbiamo sempre deliberato in pochi anni tutte le delibere accrescite alla discussione. Noi abbiamo dato ai comuni svariati centinaia di milioni di euro per la comunità, per l'intera comunità dell'area metropolitana. E questo qua non certamente deve essere un segno tipo interno in quest'aula, in questa città, ma bensì è la costituzione dei comuni. E questo piccolo passo di che cosa? Perché la città metropolitana sta facendo anche oltre, sta facendo ancora tantissimo, perché questa premessa deriva dal fatto che la città metropolitana si monta su scuole, su strade, ma anche su trasporto. E proprio, chiedo scusa ai colleghi, ma proprio sui trasporti che noi abbiamo una società partecipata 100% alla città metropolitana che è la CTP, caro sindaco, la CTP ad ora, ad oggi, purtroppo, versa sempre in condizioni che man mano vanno sempre peggiorando, ma non certamente per la volontà, l'affidabilità dei lavoratori di quella società, che loro vedono quella società come se fosse una propria casa. E nel momento in cui i Puma che stanno in queste condizioni di manutenzione, quando poi alla fine vedono che tutta la loro casa va saltando a rotoli, ecco, c'è questo stato di agitazione. Caro sindaco, lei ha preso a cuore la situazione, da sentire che con questa inizio di transazione, perché voglio ricordare al Consiglio metropolitano che i cittadini oggi adesso, nonostante una situazione di vittoria abbastanza forte, vanta un credito nei confronti per gli adeguamenti di Stato della regione di Campania e della città metropolitana, così come evidenziato anche dal Collegio delle Missioni dei Comuni, per la somma dal 2004 al 2010 per un importo di 18.608.000 euro, dal 2011 al 2014 23.529 contro interessi. E personalmente per l'anno 2013 altri 6 milioni, totale sono quasi 48 milioni di euro che questa società, quindi io dico questa società di cui dipendenti, quindi la mobilità, il trasporto pubblico, le esigenze di quei lavoratori che purtroppo a volte non passano, spesso volte non passano in Puma, nel loro anno l'unico viaggio per andare a lavorare è tramite il trasporto pubblico, che sappiamo benissimo che è la legge che dice che dobbiamo garantire il TPL. Ecco, caro sindaco, con questo impegno che in prima persona lei ha preso, e lo devono sapere tutti, lo devono sapere tutti, perché anche il CTP ha partecipato anche a questa gara europea con parte importante del gruppo Arriva, lei in prima persona, con tutti i confronti del CTP, bisogna riconoscere quello che è giusto che sia il nostro. E quindi dobbiamo riconoscere le citazioni, e questo è il passo definitivo dove la città metropolitana finalmente, e questo anche grazie al direttore generale, anche a Pino De Angelis, tutti i comunitari, i dirigenti che hanno partecipato alla sessione di quest'atto, finalmente ci sarà il rilancio dell'azienda, un'azienda che man mano si sta sottigliando sempre di più anche in termini di personale, perché anche lì abbiamo bisogno di personale nuovo, personale preso, bisogna arrivare anche un rinforzo di energia, perché per garantire quello che noi dobbiamo dare alla cittadinanza, noi dobbiamo fare la nostra parte, caro signore, noi diremo quello che
che ritiene necessario il dovuto per l'azienda, e con questi soldi, al senso di questa transazione, arriveremo poi alla determinazione di risanare finalmente l'azienda e di fare gli investimenti seri, certi, sia in termini di personale, sia in termini di attrezzature, sia in termini di lancio e pacquato. Quindi veramente grazie a lei e a tutti i dirigenti, e anche al consiglio che con la votazione di questa avvio di procedimento di questa transazione daranno forse il sostegno all'azienda, e in qualche modo da tutti i cittadini che avranno finalmente un servizio di trasporto decente e come la giornata voi alla presa. Quindi grazie di tutto, e questo è l'intervento che ci cerca di far votare questa presa. Grazie davvero, anche io vorrei sottolineare la importanza estrema di questa delibera, e un ringraziamento davvero a tanti che ci hanno lavorato, non mi riferisco in questo momento solo alla parte politica ma esclusivamente alla struttura, veramente ha fatto un grande lavoro, da Pino De Angelis a Lina Mieri, al direttore generale, al segretario, al capo di gabinetto, ai funzionari, davvero un grande lavoro importante. Adesso sta anche all'azienda cogliere, come dire, nel suo piano industriale, nella sua capacità, questo sforzo assolutamente non scontato, perché c'è molta politica, visione, direttive, impulso, ma c'è anche molta responsabilità amministrativa e giuridica e coraggio che, come sempre, ci prendiamo nell'interesse non nostro ma delle nostre collettività. Ricordiamolo sempre a tutti che noi qua ci prendiamo responsabilità penali, amministrative, civili, contabili. Impieghiamo una parte importante del nostro tempo senza avere mai un centesimo di indennità. È meglio sempre che rimanga traccia, perché quando parlo della casta politica, la cassa sta nata a parte. Casta non c'è niente, cioè casta non esiste. Poi ognuno la può pensare come vuole o come operiamo, ma sicuramente non rappresentiamo una casta. Mettiamo in votazione: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Unanimità, immediata esecutività, che favoreva la zona, che contrario, chi si assiede, come lui. Punto 21 dell'ordine del giorno, modifica del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi, senza articolo 21,6, decreto legislativo 50-16, annualità 19-20, mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Lavori urgenti di manutenzione delle facciate, delle aree esterne, opere complementari della Villa De Nicola e Torre del Greco. Modifica del programma triennale lavori pubblici a 91, relativo elenco annuale. Mettiamo in votazione: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività: chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Forum del punto 23, forum della città metropolitana di Napoli, approvazione del regolamento. Mettiamo in votazione: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività: chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Abbiamo adesso, prima del riconoscimento dei tempi di legittimità, dei tempi di fuori bilancio, gli ordini del giorno. Il primo, diamo la parola al consigliere Di Maio, lo prego. Grazie, grazie sindaco. Signor sindaco, colleghi consiglieri, sto parlando dell'ordine del giorno per il finanziamento degli interventi di costruzione e adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo. Caro sindaco, cari consiglieri, nel riferirmi al finanziamento degli interventi di costruzione e adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo, rivolto ai comuni dell'area metropolitana, mi sia concesso formulare a nome del gruppo consigliare di Forza Italia il mio vivo apprezzamento per l'iniziativa. Tali risorse, se impiegate sapientemente dagli amministratori locali, potranno costruire un fattore di sviluppo economico e culturale al beneficio delle comunità locali. Stiamo investendo non solo in mattoni e cemento armato, ma anche per consolidare e rinforzare uno degli elementi fondanti della nostra cultura, elemento di aggregazione sociale e diffusione del sapere. Mi riferisco, è chiaro, all'amore per l'arte, il teatro, la musica e per il cinema. Di tali interventi, benché localizzati solo in alcuni dei comuni, è ovvio che ne potranno beneficiare tutti i cittadini dell'area metropolitana. Nella determina numero 8525 del 25 novembre 2019, leggiamo però che solo 3 dei 16 progetti ammessi sono risultati assegnatari dei fondi, ossia quelli presentati dai comuni di Cardito, Massa di Somma ed Ercolano. L'investimento nel settore culturale
costituisce oggi una delle principali leve dello sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano. Attrae il turismo, aggrega le comunità, costituisce un fattore di promozione della cultura a beneficio dei cittadini di diversa estrazione sociale. Insalda l'identità di un territorio che affonda le proprie radici in una millenaria tradizione artistica. Il fatto che tanti comuni si siano messi al lavoro per presentare nei pochi giorni a disposizione ben 16 progetti testimonia l'intellente bisogno di infrastrutture provenienti dalle nostre comunità. A fronte del successo dell'iniziativa e a garanzia del sostegno delle istituzioni verso la promozione dello sviluppo strutturale del territorio metropolitano, chiedo ai colleghi consiglieri e al sindaco di impegnarsi a prevedere somme nel prossimo bilancio di previsione per finanziare tutti i progetti ammessi. Quindi vi mando a voi eventualmente la volontà politica. Credo che abbiamo chiarito che ce ne sia veramente bisogno, sono i progetti che non erano stati consegnati, quindi a far sì che tutti i progetti ammessi, almeno quelli ammessi, venissero finanziati. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione l'ordine del giorno presentato dal capogruppo di Forza Italia. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, approvi. Come? È capito, ma se non alza la mano? No, consigliere, prego. Io mi fa piacere che il gruppo di Forza Italia abbia presentato questa. Del giorno. Io questa proposta non solo intervenuto sul piano strategico per non appesantire la discussione, perché uno degli assi del piano strategico è proprio la cultura, e quindi la cultura e il turismo come tema di sviluppo del territorio. E perché il bando che abbiamo fatto, non solo questi ideali, ma anche su quei ideali, sulle strutture e anche sulla cultura, ha dato una grande partecipazione, ma soprattutto ha dato una mappatura di un territorio che ha bisogno e vuole investire in cultura. Io vorrei chiedere al consigliere, al consigliere di lasciare a me la posta, e quindi non è modo che questo emendamento vengo almeno non fatto più in consigliere, ma per un semplice motivo, per un fatto di regole. È vero che è anche di delega su questa cosa, ci stavo lavorando anche per capire le somme che bisogna poi magari investire per gli altri comuni. Io vorrei a questo punto, sindaco, chiedere se questo emendamento lo possiamo proporre nel prossimo consiglio. Non è un emendamento, è un ordine del giorno. Come? È un ordine del giorno. Se magari possiamo presentare condiviso nel prossimo consiglio. Andiamo a Di Maio. Prego. Potete condividere per adesso, perché iniziamo? Tanto volete condividere, è un impegno politico, non c'è nulla di impegno tecnico. Io non vogliamo neanche condividere questa nazione, no, non interessa. Va bene. Quindi se volete sottoscrivere, intanto vi invito a votare, però vogliamo lavorare insieme, facciamo insieme. Sulla cultura non ci dobbiamo dividere. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità. Grazie. Sì. Abbiamo altri ordini del giorno? Sì, abbiamo altri ordini del giorno. Prego, consigliera Coccia. Sì. Dunque, il primo è piuttosto facile come ordine del giorno. È la richiesta della definizione del titolo funzionale di istituzione di un tavolo di crisi nella forma del tavolo metropolitano di difesa del patrimonio produttivo. Ho letto un titolo piuttosto complesso, ma il contenuto è molto semplice. Sappiamo che le vicende che stanno attraversando molte aziende nella nostra città metropolitana, a partire dalla Virgul, ma a continuare anche con un'altra serie di aziende che sono la Jabil, la Comtata, l'Auchan, Nemercom, questo per citare soltanto quelle più grandi. Ora, la città metropolitana di Bologna e quella di Firenze, pur non avendo una competenza specifica nel lavoro che, come tutti sappiamo, la legge del Rio purtroppo l'ha spostata in regione, tuttavia ha
hanno creato un tavolo metropolitano per la salvaguardia del patrimonio produttivo e dell'unità di crisi. E questo anche a norma dello statuto, del nostro statuto della città metropolitana, che alla fine si è dimostrato essere molto più ampio di quello che in realtà sembrava in un primo momento. Avere un tavolo per studiare le crisi delle nostre aziende significa conoscere, e conoscere significa in qualche modo poterci unire e poter anche fare delle azioni. Quindi, se per esempio Giovino mi ascoltasse, forse la cosa, siccome riguarda anche l'Austria e delle sue terre, se potremmo anche dirlo meglio. Sindaco, avere un tavolo di crisi, un tavolo che studi la crisi che delle nostre aziende, la città metropolitana, significa un passo verso la possibilità anche di interloquire con i tavoli governativi e quindi anche di far sentire la voce della città metropolitana, che in questo momento è sicuramente più forte di altre voci istituzionali, e quindi per questo le chiedo l'istituzione di questo tavolo di crisi. Vabbè, ma che è successo dopo? Io avrei finito. Grazie alla consigliera Coccia, mettiamo in votazione l'ordine del giorno per come illustrato. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. C'è un ultimo ordine del giorno, sì, sempre a firma consigliera Coccia. Questo è più complicato, Presidente. Ma noi siamo attrezzati. È più complicato, ma... Siamo in intelligenza media, però ci arriviamo. Mi rendo conto, però è più complicato perché riguarda appunto una materia che dovrebbe interessare tutti quanti noi. È una mozione contro l'introduzione delle misure restrittive aderenti al meccanismo europeo di stabilità, il famoso MES, alias il cosiddetto salva stati. Negli anni passati ci siamo tutti quanti impegnati a scagliarci contro l'Europa, perché l'Europa in qualche modo, soprattutto per gli stati che avevano in maniera particolare dei debiti, proponeva una specie di commissariamento. Così è accaduto in Grecia, tanto è vero che la Grecia, poverina, diciamo, è stata strozzata da questo tipo di situazione. Oggi la Comunità Europea, ed esattamente il 21 e 22, dal 21 al 22 giugno, stanno appunto discutendo di nuovo di mettere una misura restrittiva, in realtà una misura commissariale, nei confronti degli stati che sono fortemente indebitati. Consigliera Miele, signora Miele, dottoressa Miele, mi rende il sindaco, me lo restituisce un po'? Me lo restituisce per un po'? Grazie. Sono le restituzioni un bene comune, non posso appartenere a nessuno. Ma non alla consigliera Miele, allora dicevo questo: in questi giorni l'Europa sta appunto discutendo di nuovo di questo principio salva stati, che non è esattamente il contrario di quello che dice il nome stesso, perché in realtà propone una forma di commissariamento nei confronti di quegli stati che sono fortemente indebitati, e tra questi inutile dire c'è l'Italia, ma c'è anche la Grecia, c'è anche il Portogallo, c'è anche la Spagna, come al solito il sud dell'Europa, e come ed è questa volta anche la Bulgaria ed altri stati dell'est. Qual è la proposta? La proposta che fa l'Europa è una specie di commissariamento, di questi stati, ponendo però la riduzione di almeno due voci. La voce che riguarda l'agricoltura, e credo che i sindaci e i consiglieri che vengono soprattutto dalle zone, come posso dire, campagnole come me, della città metropolitana, dovrebbero essere fortemente preoccupati
veramente preoccupati di questo ulteriore taglio che l'Europa sta cercando di fare attraverso questa formula strana del salva-Stati, addirittura del 5%. Ora, un taglio del 5% sulla nostra agricoltura significa la fine dell'agricoltura nell'Italia del Sud. L'altro taglio che l'Europa si propone di fare è quello relativo alla cosiddetta coesione, intendendosi per questo addirittura un taglio del 7%, intendendosi per coesione viceversa tutto il welfare. Dunque, se mai passasse a livello europeo questa forma, questo MES, ci sarebbe chiaramente da preoccuparsi, perché da una parte l'Italia davvero, e soprattutto il Mezzogiorno, nel combinato disposto con l'autonomia differenziata sarebbe fortemente penalizzata, ed è per questo, sfidando diciamo il disinteresse dei nostri consiglieri, io dico che il sindaco dovrebbe adoperarsi in tutte le sedi opportune, e infatti c'è un lucro osservato che dovrebbe adoperarsi soprattutto per il governo perché questa misura del MES non vada in funzione, perché se andasse in funzione questa misura ci troveremmo di nuovo con forti tagli, ripeto, all'agricoltura e alla coesione, cioè forti tagli all'UEFA, che penalizzerebbero soprattutto l'Italia del Sud. Grazie per l'attenzione del consigliere Di Maio e va bene, se volete votatelo. Grazie consigliera Coccia per aver illustrato un tema così delicato e così importante che merita l'attenzione nostra e di tutti i cittadini. Consigliere Pace, per favore, si mette in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario si astiene. Unanimità, lascio la presidenza al vice sindaco Francesco Iovino, che ringrazio. Manca il numero E. Allora, se rientra non c'è bisogno di fare la prima, che stavano sull'uscio. Allora, nessuno ha chiamato il numero E. Vabbè, andiamo. Va bene. Ma chi lo vede? Va bene, andiamo avanti. Allora, numero 24 all'ordine del giorno. Scusi solo per... Per alzata di mano, chi ha paura di la mano? Sull'ordine del lavoro, esatto, se possiamo, visto che ognuno di noi ha l'ordine del giorno, quindi se può chiamare solamente il numero. E noi poi chiamiamo, okay, va bene. Chiamiamo solo il numero e andiamo. Allora, l'ordine dei lavori 24, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, favorevole, mediante sicurezza, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, approvato. Allora, punto 25. Mettiamo in votazione, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario chi sa. Approvata all'unanimità, immediata esecutibilità, chi è a favore alzi la mano. Punto 26. Allora. Okay.
Ok, allora metta a votazione il punto 26. Per alzare di mano. Unanimità. Metto per renderlo immediatamente esecutivo. Unanimità. Punto 27. Metto in votazione che a favore. Unanimità. Mettiamo in votazione immediata esecutività. A favore. Punto 28. Unanimità. Metto in votazione l'immediata esecutività per alzare di mano. Allora, metto in votazione il punto 29. Chi è a favore alzi la mano. All'unanimità. Immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Approvato. Ok. Allora, punto 30. Chi è a favore alzi la mano. All'unanimità. Metto in votazione. Approvato. Metto in votazione l'immediata esecutività. Approvato. All'unanimità. Punto 31, metto in votazione all'unanimità, approvato, approviamo l'immediata esecutività, per alzata di mano, approvato. Punto 32, mettiamo in votazione, che a favore all'unanimità, metto in votazione immediata esecutività, approvato all'unanimità. Punto 33, mettiamo in votazione all'unanimità, metto in votazione, alzate la mano, prima cortesia. E vi chiede alzate la mano, non si vedete. L'alziamo in mezzo, se non votiamo, quindi ritieni l'alzata. Per in mezzo. Allora, solo se iniziamo non siamo l'immediata esecutività, alzata di mano, approvato. Ripristinate i servizi. Punto 34. Punto 33. Votiamo. Unanimità. Immediata esecutività, approvato. Mi astengo su 33. Va bene, goccia sostiene. Punto 34. Si astengono due, goccia e c'è. Punto 34, votiamo. Il punto 34, unanimità. Mettiamo l'esecutivo, immediatamente esecutivo, approvato. 34. Punto 35, lo mettiamo a voto. All'unanimità, prendiamo l'immediatamente esecutivo, per alzata di mano, approvato. Punto 37, mettiamo la votazione all'unanimità. Vediamo immediatamente esecutivo, approvato. Punto 37. Punto 38, all'unanimità, vediamo immediatamente. Va bene. Allora, punto 38, votiamo, alziamo la mano. Punto 38, all'unanimità, approviamo immediatamente esecutivo, all'unanimità. Punto 39, allora, approviamo il punto 39 per alzata di mano, vediamo immediatamente esecutivo, per alzata di mano, per alzata di mano. Punto 40, votiamo per alzata di mano, votiamo per alzata, Cagliazzo, votiamo per alzata di mano, prendiamolo immediatamente esecutivo per alzata di mano, approvato. Punto 41, mettiamo in votazione per alzata di mano, per favore Cacciapoti, per alzata di mano, approviamo. No, allora, punto 42, votiamolo. Approvato, votiamolo per essere immediatamente esecutivo, alzata di mano, approvato. 43, per alzata di mano, all'unanimità, approvato, rendiamolo immediatamente esecutivo, approvato. Punto 43, votiamo il punto 44 per alzata di mano, rendiamolo immediatamente esecutivo, alzata di mano, approvato. Punto 45, votiamo il punto 45 all'unanimità, rendiamolo immediatamente esecutivo, alziamo la mano, all'unanimità, approvato. Punto 46, rendiamolo approvato, ma rendiamolo immediatamente esecutivo, votiamo per alzata di mano, approvato. Punto 47, alzata di mano, all'unanimità, rendiamolo immediatamente esecutivo, alzata di mano, approvato. Punto 48, votiamolo per alzata di mano, votato all'unanimità, rendiamolo immediatamente esecutivo, alziamo la mano, approvato. Punto 49, alziamo la mano, all'unanimità, approvato, rendiamo immediatamente esecutivo, alziamo la mano, approvato. Riconoscimento, punto 50, alziamo la mano per renderlo all'unanimità, rendiamo immediatamente esecutivo, alziamo la mano, approvato. Punto 51, alziamo la mano, all'unanimità, rendiamo immediatamente esecutivo, approvato. Punto 52, alziamo la mano, approvato all'unanimità, prendiamo immediatamente esecutivo, alziamo la mano, approvato. Punto 53, contrario. Alziamo la mano. Contrario. È una lettera E, contrario. Va
Vediamo quanti votano a favore. Elena Coccia, Di Maio, allora, punto 45, alzate la mano, chi vota al contrario? Solo cazzo voi. Un attimo. Allora, vediamo. Vediamo un attimo la figura. Scusa. Caro Presidente, non votiamo gli altri, rimaniamo quest'ultimo punto che facciamo la discussione. Vabbè, allora votiamo gli altri. Se tutti siete d'accordo, lo lasciamo. Vabbè, allora votiamo il punto. Allora votiamo la diversione. Scusate, la diversione diventa del giorno. Vabbè, allora votiamo la diversione. Vabbè. Allora mettiamo alla votazione un attimo solo di attenzione. Votiamo l'inversione del punto 53, lo rendiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Votiamo all'unanimità, inversione approvata. Andiamo al punto 54, alzata di mano, approviamo all'unanimità, rendiamo immediatamente esecutivo, alzata di mano, approvato. Punto 55, alziamo la mano, all'unanimità, rendiamo immediatamente esecutivo. Coccia si astiene. Avete sbagliato. Avete sbagliato l'ordine del giorno. Allora siamo al punto 55. Allora, per alzata di mano approviamo, unanimità, rendiamo immediatamente seguito. 55 ci stiamo in te. Punto 56, alzata di mano per approvare, all'unanimità rendiamo immediatamente esecutivo, approvato. 57, alzata di mano, all'unanimità rendiamo immediatamente esecutivo, all'unanimità approvato. 58, alzata di mano, all'unanimità rendiamo immediatamente esecutivo, alziamo la mano, approvato. 59, alzata di mano, approvato, rendiamo immediatamente esecutivo, alzata di mano, all'unanimità. Punto 60, votiamo il punto 60, alzata di mano, all'unanimità, rendiamo immediatamente esecutivo, approvato. Numero 61, alzata di mano per approvarlo, all'unanimità, rendiamo immediatamente esecutivo, alzata la mano. Arriviamo al punto 53 per il quale era stato chiesto. Si tratta di un errore materiale, è la lettera A e non è la lettera E, quindi lo rimettiamo alla votazione, in votazione per alzata di mano. Punto 53 all'unanimità contro lo stesso. Allora, vediamo immediatamente esecutivo, si astengono Cacciapunto, contro Cacciapunti e Ciriso. Ecco. Ex 53. È una contestazione all'errore materiale. La seduta è conclusa. È tolto, grazie, buonasera. Ma io 10 minuti. Beppe, Tito, Beppe, ma siete Tito? Felice, Tito, chiama Tito. Thank you.
dipende dalla